diciamo che promuoveva la collaborazione tra imprese e organizzazioni non profit, per cui ho cercato una partnership, ho trovato una partnership con un videomaker, una realtà che fa video appunto sul territorio, che loro avevano il loro canale, non YouTube, ma l'altro come si chiama? Vimeo. Vimeo, il loro canale professionale, per cui mi hanno messo anche a disposizione la grafica del canale e abbiamo fatto, vabbè, abbiamo fatto un po' di comunicazione sulla stampa per questo progetto, per cui ci abbiamo messo dentro tutti i servizi, eccetera, e poi abbiamo fatto delle interviste, 2 minuti neanche di intervista, proprio di presentazione dei rappresentanti dei soggetti che erano un po' coinvolti nel progetto, per cui magari il direttore dell'associazione, il presidente, 1 minuto e mezzo, chi sono, cosa faccio e perché cosa vi voglio proporre. Questo ho E ha fatto. funzionato? Cioè, questo è il mio punto. Cioè, avete notato Non ho che... monitorato, questo è Ah. stato sbagliato, non ti so Perché non dire avete monitorato? Perché perché non... no, non, cioè, non ho proprio messo a A calendario, a fuoco, fuoco quindi... di monitorare, Quindi sì. erano comunque tutti presenti su Vimeo, quindi potevi, volendo... Tutti chi? No, Video, o erano erano. collegati al sito? No, c'era nel sito, Sì? c'era una grafica fatta ad hoc con dentro, diciamo, il video, con dentro l'area video, per cui Quindi clicca. non c'era, non era fatto un sistema per cui potevi tracciare quante volte era stato visto il No, video. no, non, francamente non lo so perché appunto non ho focalizzato la Quindi questione non del l'hai proprio monitoraggio. sì, non l'hai considerato. Quindi non lo sai No, se ha funzionato o meno in non lo so. questo modo. Voi? No, io non ho fatto video, ma ho potuto notare che questo video è stato creato con anche un esperto di musicoterapia emozionale basata su dei suoni armoniche che influiscono direttamente. Fanno leva sulle tue. Esatto, e infatti ho notato che ogni immagine aveva un Era tipo, studiata. era studiata Sì. perfettamente all'immagine, alla musica e ai suoni che dovevano essere Infatti è così. percepiti. È così che, cioè, ovvio, no? Poi uno se può lo fa sofisticato, non è che devi per forza, però come loro Sono stato hanno appena accorto perché insomma la conosco, detto... musica tu, allora ho subito individuato che sta fatto Sì, hanno fatto un bel lavoro. un bellissimo Voi avete lavoro. qualcos'altro da... Non avete... Entrambi. Voi, vabbè, poi Già l'ho loro... detto prima, Sì. abbiamo preparato questi video. Abbiamo preparato Quindi questi. devi ancora fare il passo per capire se sono... Sì, se sì, funzionano o sì. no, diciamo. Però già l'hai in mente. Sì. Cioè, era una cosa a cui avevate Sì. già pensato, diciamo. Ok. Niente, allora... Cosa? No, se volete finiamo, cioè, non so, se volete interrompere adesso e andiamo avanti dopo? Cioè, come voi. Sì, siamo all'inizio, non l'ho fatto molto grande YouTube perché non volevo rubare troppo spazio. Dipende un po' da voi, se mi ascoltate, volentieri. Se siete aperti... Sì, ci andiamo dopo. Va bene, ci vediamo tra un'ora. 2:15? Ok. Stato uguale. Questa è l'home page, diciamo così, vi ho messo il nostro canale di YouTube per farvi vedere come si presenta l'home page e come la potete personalizzare per fare in modo che l'ingresso al canale YouTube della vostra, diciamo così, della vostra organizzazione o anche se ne avete uno personale, il vostro personale sia veramente personale, cioè abbia tutte le caratteristiche del vostro brand e delle informazioni che volete veicolare. Quindi quella foto che vedete di sfondo la potete mettere nel vostro canale YouTube e potete caricare una foto, poi ci sono, adesso non ricordo esattamente le indicazioni, ma vengono spiegate anche le indicazioni della dimensione dell'immagine che dovete caricare.
Poi se cliccate qua potete anche, adesso qui è uno screenshot, non si vede, però potete personalizzare, perché vedete qua io vi ho messo, vedete lì, il link al sito, e poi qui li potete inserire cliccando, c'è una matitina, se passate col cursore in basso a destra dell'immagine salta fuori una matitina. La matitina vuol dire che potete editare quello spazio, e quindi lì dentro potete personalizzarlo mettendo il link al sito, quindi in modo tale che se uno vuole clicca lì e finisce sul vostro sito. Questo sempre per, diciamo così, ottimizzare tutto il vostro sforzo di comunicazione. E poi se volete potete anche linkare questa parte alla vostra pagina Facebook, quindi se uno vuole schiaccia su F e finisce direttamente sulla vostra pagina Facebook. Anche qui in basso, come vedete, c'è l'opportunità di diciamo così, mettere dei commenti sul sito e sul sito, scusate, sul video, per tutti quelli che lo stanno vedendo. Poi a lato, questi sono canali correlati, li potete scegliere voi, ovvero c'è una zona del sito in cui voi potete inserire direttamente i link, quindi l'indirizzo web, dei canali che sono, diciamo così, la logica con cui sceglierli è, diciamo così, la sinergia che voi potete avere con questi canali, no? Quindi trovare delle altre piattaforme, piuttosto che degli altri siti, piuttosto che altri video che siano sinergici a quello che voi fate, che state facendo, che quindi in qualche modo siano di sostegno alla vostra attività di comunicazione, che quindi vale la pena che emergano a lato, perché poi quelli che, dei video correlati che, diciamo così, che voi scegliete emergono qua a lato, quindi si vedono e sono cliccabili. Quindi per dire, nel nostro caso noi abbiamo messo Milano City Marathon, perché appunto Rete del Dono è partner di Milano City Marathon, facciamo delle attività insieme, quindi ci faceva comodo evidenziarle. Poi il Festival del Fundraising, i podisti da Marte, perché sono un'associazione di podisti milanesi con cui lavoriamo e facciamo tutte delle attività, per cui anche non interessa dare visibilità a loro. Poi abbiamo messo altre cose tipo Charity Navigator, che non so se l'avete mai, ne avete mai sentito parlare, comunque è una piattaforma molto interessante sul mondo anglosassone, sul mondo sul charity, e vi dà comunque sempre delle informazioni e degli spunti che possono essere utili anche a voi, quindi vi consiglio di ricevere il loro, un update. Potete scrivere la loro newsletter, piuttosto che insomma andare a visitare il sito di volta in volta, che è molto interessante. Charity Navigator. Poi qua cosa ho messo? Ah, passione non profit, io ho messo anche il blog passione non profit, quindi poi scegliete voi quello che è più consono e lo inserite. Poi allora, caricare un video, non so se l'avete mai fatto, comunque molto semplice, praticamente dall'home page in cui, della vostra pagina, cliccando su carica si appare poi questa immagine con quindi che ti suggerisce sostanzialmente di selezionare il file che vuoi caricare, lo carichi e basta. Poi la cosa, diciamo, interessante chiaramente di YouTube è che nel momento in cui tu il tuo video è carico su YouTube, tu poi hai un link, che è il link al tuo video, che puoi piazzare in n situazioni dove vuoi, e quindi questo chiaramente aiuta la velocità. Si può togliere? Scusa? Si può togliere chiaramente quel video quando lo vuoi, può rimanere per sempre? Sì, no, se tu non lo vuoi più lo elimini. Poi dopo ti faccio vedere. Ci sono dei settaggi per tipo vederlo, oppure sempre per tutti? No, nel senso, cioè, meno che tu non vuoi fare una chiuderlo a determinati utenti, però l'obiettivo quando tu usi YouTube è quello di la condivisione. La condivisione e l'opportunità che ti dà la rete di massimizzare la tua visibilità. Quindi io ad uso interno di una community, che posso fare? Non mi sembra proprio, perché comunque tu lo chiudi totalmente, te lo conviene, allora a quel punto tu lo condividi, non so, dalla tua area privata del sito.
No. Allora, qua in questa parte personalizza, vi ho, diciamo così, fatto uno screenshot di come, poi lo trovate, magari vedete, sotto nella parte About, vicino ci sono i video, che vi fa vedere tutto l'elenco dei video, poi Discussion, che vado a vedere se ci sono state delle conversazioni, e poi nella parte About lì potete, diciamo, personalizzare, quindi il link che vi dicevo prima, nella parte che si chiama Overlay First Link, quello lì, lì potete mettere il vostro link, lì anche vedete, dovete mettere l'indirizzo della vostra pagina Facebook, in modo tale che poi vi appare l'F sul video, l'F che avete visto prima di Facebook, per fare in modo che appaia e quindi effettivamente sia linkabile, dovete inserire qua l'indirizzo. Ma quindi non e solo poi, Facebook, si possono mettere anche altri social? Sì, sì, poi se tu vuoi mettere Twitter, però il concetto è che se cioè tu, diciamo, devasti più, no? Però poi non diventa poco efficace, quindi è meglio che selezionate massimo tre cose, se no diventa troppo... Sembra una pagina pubblicitaria, alla fine anche il video si perde con tutti questi link che hai davanti, quindi io consiglio sempre di metterne uno, due, max. Poi vedete voi, però, diciamo. E poi vedi i canali correlati, anche lì cliccando sulla matitina, poi tu personalizzi e inserisci i link ai vari canali che tu vuoi che siano legati al tuo portale, sostanzialmente. Quindi lo puoi personalizzare. Poi condivide, incorpora, perché vedi, impostazione del canale, tu praticamente hai questi link che ti permettono quindi di condividere la tua pagina con la tua community, oppure incorporare anche il video all'interno, quindi hai un link all'interno di un altro sito, in modo tale che sia visibile già direttamente da lì, quindi il tuo collegamento, quindi il bello di YouTube è che tu non hai bisogno di caricare ogni volta il tuo video all'interno di un sito, ma basta che metti il link che in automatico ti appare. Se il tuo sito è predisposto, chiaramente deve essere predisposto ad incorporare dei video. Se lo è, tu lo puoi mettere lì, senza dover mettere in piedi nessun tipo di struttura aggiuntiva, sostanzialmente. Poi, ecco, un'altra cosa importante, perché allora, quindi l'importante è anche comunque dare visibilità al vostro video, perché chiaramente se il vostro video, come abbiamo detto in tutte le altre attività sui social, lo caricate sul sito, però poi non ha visualizzazioni o comunque non viene visto, serve a poco, quindi dovete tentare di spingere al massimo la viralità della rete e fare in modo che ci siano visualizzazioni. In questo modo lo promuovete e fate in modo che altri lo vedano e a loro volta lo promuovano. Quindi fare dei like serve alla pagina, promuoverla sia sul vostro canale Facebook che Twitter, in modo tale che la gente vada a vederlo, quindi invitare le persone della vostra community a visitare questa pagina per vedere il vostro video. Poi c'è anche, diciamo, l'opportunità con YouTube di personalizzare i canali, però questa cosa di personalizzare il vostro canale con altri che sono sinergici, però la personalizzazione del vostro canale, mettendola, diciamo così, come abbiamo fatto prima che vi facevo vedere queste che possono essere personalizzate, i canali correlati, potete... anche fare dei canali partner, ok? Quindi delle partnership con altri canali simili al vostro, però i canali partnership possono essere fatti solo se avete per ogni video, solo se avete almeno 1000 like o 1000 visualizzazioni per i vostri video. Quindi anche qua dovete lavorare per arrivare a quello. E, per esempio, anche noi con Rete Leone siamo ancora riusciti ad avere 1000 visualizzazioni per uno dei nostri video, perché la cosa migliore che stiamo pianificando di fare è anche quella di investire con un pochino di ADV su YouTube per fare in modo che sia visto da più persone, perché poi questo ti permette di fare un salto.
sostanzialmente, e quindi di fare delle partnership con altri canali che per te sono strategici, e quindi di conseguenza, visto che riesci a impostare queste partnership, avere ancora più visibilità e più opportunità. Moltiplicatore. Un po' così, cioè va un po' per gradi, più sei coinvolto, più sei un utente attivo, più sei premiato e quindi sali di livello. Buona sostanza. Ok, poi la cosa carina è che per esempio qua noi abbiamo questo video che non fa la differenza, però poi a lato compaiono anche tutti gli altri nostri video correlati, quindi nel momento in cui uno ci guarda il nostro video, il dono fa la differenza, può anche l'opportunità, se vuole, perché vengono promosse automaticamente da YouTube, gli altri video correlati del vostro brand, della vostra associazione. Ecco, un'altra cosa bella sono le playlist, cioè voi avete tutti i vostri video, li potete dividere, raggruppare in canali tematici, quindi non so, avete dei video che sono sui progetti estivi per i minori con una serie di video, poi avete invece video per i laboratori, bravo, e quindi tutti i video per i laboratori, quindi diciamo così, raggruppare per tema, per campagna, i vostri video, non so, Greenpeace magari ha quella delle balene, con tutti i video delle balene, quella dei Polo Nord, con tutti i video dello scioglimento dei ghiacciai, quella della deforestazione. Quindi anche voi potete individuare dei temi e raggruppare, quindi creare poi a vostra volta delle playlist e raggruppare tutti i video che avete nelle varie playlist, in modo tale che chi capita sul vostro canale può scegliere, può orientarsi, sono interessato solo al cambiamento climatico, al scioglimento dei ghiacciai, vado in questa playlist, è inutile che cerco, anche perché più il caricate video, quindi il canale diventa ricco di contenuti, poi più è difficile trovarli, per cui se trovate un modo per dare risalto ai vari temi, è anche più facile poi per l'utente trovare il video che gli interessa, se capita nella vostra area. Allora, anche qua per l'ottimizzazione dell'uso dei video, come vi dicevo prima, link al sito, quindi questo è importante. Hai visto parole chiave, persone coinvolte nella descrizione, nel tag, quindi anche lì per ogni video YouTube vi chiede una descrizione. In questo caso, più la descrizione è accurata e precisa, con delle parole chiave che voi correlate direttamente al video, più sarà facile che venga poi ritrovato nel momento in cui qualcuno faccia una ricerca per parole chiave a sua volta. Quindi è molto importante anche poi mettere i tag giusti quando ve li chiede, nel momento in cui, quindi descrizione è importante, tag con le parole chiave giuste, in modo tale che poi emerga quando queste parole chiave saltano fuori. Poi sempre link di chiusura e sottoscrizione al canale YouTube, cioè sempre chiedete ai vostri utenti di sottoscriversi e di iscriversi, meglio, perché c'è iscriversi, c'è un coso che puoi fleccare al vostro canale YouTube, così arrivano a loro tutti gli alert, cioè quando voi mettete un nuovo video gli arriverà la notifica, quindi avete modo automaticamente di dialogare con chi è interessato o chi fa parte della vostra community, e quindi vi potete creare, diciamo, facilmente una community. Per ora con YouTube è un po' più duro il lavoro da fare, perché di fatto gli utenti tendono a navigare, guardarsi video, però se non gli chiedete di iscriversi è difficile che lo faccia, perché non emerge, non è così automatico come con Facebook, per esempio. Quindi è più dura, dovete fare proprio delle campagne ad hoc su YouTube per riuscire a creare una community. Anche lì dovete un po' pianificare un pochino una serie di azioni e poi un po' di ADV, secondo me, se volete. Poi vabbè, chiedere mi piace, anche lì tutti i video hanno il like, oltre poi il canale ha invece
il fatto di iscriverti, iscriviti, mi sembra che sia scritto, se non sbaglio, una cosa del genere. Quindi queste un po' sono le cose più importanti, diciamo. Poi anche qui, come per tutti gli altri strumenti, ci sono tutte le statistiche, anche queste sono importanti, che vi fanno vedere le visualizzazioni, la stima dei minuti, quindi più o meno quindi potete rendervi conto se il vostro video è stato troppo lungo, fino a quando è stato visto, e quindi da lì fare un po' di ragionamenti per le prossime edizioni del video, se fate altri video, come tararli, adeguarli a queste esigenze. Cioè lì per ogni minuto ti dice quante persone l'hanno visto? No, lì sì, più o meno, perché vedi? Poi qua dovremmo entrare per vedere bene, però lui ti dice proprio, ti fa vedere da quando è iniziato il video fino alla fine, cioè la frequenza, cioè quanti l'hanno visto in sostanza. Sì. E quindi questo ti dà un'idea. Poi ti dice mi piace, vabbè, quello lo puoi vedere anche guardando il video, però qua ti fa, è un, diciamo così, uno sguardo complessivo tutto insieme, quindi lo devi guardare. Le condivisioni, perché comunque anche di alcuni poi hai l'opportunità, come in Facebook, di condividere il video ad altri, quindi ti dà un pochino l'idea se la viralità veramente ha funzionato con questo video o meno. Ti dà una serie di dati che comunque puoi utilizzare per pianificare un po' la tua attività e i prossimi video. Quindi questa era un pochino una panoramica di YouTube, non mi addentro molto, cioè non ho incluso altre cose più dettagliate, perché secondo me già facendo questi passi potete acquisire già e impostare un pochino la vostra community, soprattutto se affiancata a questo anche un'attività mini attività di ADV. Arrivando a 1000 poi potete fare le partnership, quindi questo è un passo in più che... insomma, che vi conviene tenere in considerazione, soprattutto se volete lanciare una campagna grande molto importante. So, avete qualche domanda? Sì. Puoi spiegare meglio questa questione delle partnership tra i canali YouTube? Finalizzati? Riesci a fare un esempio? Se tu vuoi andare in partnership con Nestlé, col canale di Nestlé, sicuramente più visualizzazioni. Sì, esatto. E vuoi fare questa partnership, per permetterti di farlo, poi devi vedere se l'altro accetta, no? E permetterti di farlo, devi avere un minimo di 1000 visualizzazioni. C'è proprio una funzionalità automatica dove tu inviti un soggetto terzo a diventare tuo partner. Esatto. Un po' come Facebook. Sì, perfetto, è così. Quindi, cioè, questa cosa funziona se tu, perché chiaramente qua, visto che tu puoi scegliere, devi avere un minimo di visibilità delle cose che tu fai. E la partnership si fa sul video o tra i canali? No, sul video, perché tu magari puoi avere un video che è molto gettonato. Altri, che sono delle soglie tremende che gli ha visto uno, quindi cioè, ovviamente è limitato a quel determinato... Che... Siamo noi? No, nessuno. Quindi questo per... Però è un'opportunità che uno, se lavora sul canale, può avere, può ottenere. Okay. Allora, se volete iniziamo già sul discorso del crowdfunding, non so se volete, magari se chiudiamo e facciamo quell'esercizio su Twitter. Avete voglia? Allora, l'idea, come dicevo prima, era, magari torniamo indietro perché ce ne siamo dimenticati. Ovvio, non c'era qualcosa che volevi dire su YouTube? Ah, sì. La questione che ti dicevo prima, che si chiamano gli over... Overlay? Esatto. Sì, ma queste sono cose a pagamento che devi fare in più con il programma di insieme a Google Plus, se non sbaglio, perché vabbè, Google Plus e YouTube sono la stessa cosa, quindi è una sorta di ADV sostanzialmente, in più che fai e che tu puoi ti dà l'opportunità di aggiungere sopra al tuo video
l'opportunità che ti esca una sorta di bannerino con un messaggio che tu personalizzi, sul quale tu clicchi e poi ridirezioni le persone dove vuoi. Anche queste sono cose a parte. Può essere pure pubblicità, no? Sì, no, cioè per la serie non è una pubblicità, cioè tu è una pubblicità più o meno, cioè non so che cosa intendi tu per pubblicità, cioè però è un modo per comunicare un messaggio in più e per rimandare soprattutto alla fine del tuo video le persone su un sito ad hoc che parla di questa cosa. Potrebbe essere un messaggio pubblicitario di uno sponsor che mi sponsorizza l'operazione. Sì, però cavolo, ti costa caro, più lo sponsorizzi e poi gli dai anche un overlay, cioè io metterei un messaggio mio. No, lo sponsor ci dà. Ah, che lui fa tutto, sì. Cioè, sì, c'è un soggetto terzo che sostiene la nostra organizzazione, sì, lui, e noi gli mettiamo il link alla fine del sito, sì, per dire questo progetto è stato realizzato, sì, grazie a. Sì, certo che si può fare. Questa è una bella. Io non so cos'è la DP. No, la pubblicità. Cioè, sì, sì, la pubblicità su YouTube, che anche lì come su Facebook, per incrementare la tua community puoi fare delle attività di pubblicità ad hoc che ti vengono. Avete preso tutti quei quadratini, sono tutte pubblicità per acquisire di acquisizione like, anche voi potete farla. Se volete incrementare la vostra community, perché sapete che parte una campagna grande su cui volete fare una buona attività su Facebook. Allora, prima di partire questa campagna, fate un pochino di ADV per farvi community e dopo fate la campagna, così avete, cioè, comunque un numero più grande di persone a cui rivolgervi. Potrebbe essere interessante, correggimi se sbaglio, sì, è che la cosa interessante di questi servizi a pagamento è che sono a tempo, cioè sì, si possono prendere per un giorno, per un mese, per no, un anno, per tre. Vanno a budget, quindi tu dici: io voglio spendere 100 euro in una settimana e lui te lo distribuisce, perché così tu non, cioè non è che parti e poi dopo ti arrivi e dici, oh, perché poi dipende dai like, tu paghi a like, che è 0, qualcosa like, quindi se tu non gli dai il codo, quindi magari ti torna a fine mese, cioè 1000 euro di codo ti spari, invece tu gli puoi dire 100, io voglio un budget solo di 100, 200, 300, e quindi ti dà prima l'idea di quanto riesci ad acquisire, no? Con quel budget, in quanto tempo lo consumi, è utile. E poi vabbè, tu decidi il budget, quindi quello è fondamentale. Perché se hai delle, diciamo così, sei un po' ingabbiato col budget, puoi comunque farlo e sai che può arrivare fin lì e basta. Quindi quello dei like è interessante. Poi da lì devi comunque alimentare la community, non è che la puoi lasciare morta, sennò come se non li avessi. Però intanto li hai, puoi iniziare a comunicare, quindi per campagna secondo me è una cosa utile da fare. Allora, dicevamo, no, il discorso di Greenpeace, vi ho preso questa pagina Greenpeace per farvi un pochino vedere che cosa avevano fatto loro. Questo potrebbe essere un'idea per voi, quella di, non so se volete mettervi magari a gruppi, in maniera più divertente, pensare a come potrebbe essere il payoff del vostro account. Facciamo sempre ok, vabbè, ciao, tempo 10 minuti, sì, dai, tra i 10 ci riaggiorniamo. Voi mettete con loro? Così vi fate un po' di. Cioè, insieme. Se no voi lavorate sempre sulla stessa roba. Se avete tre roba fresca, di loro pure. Allora, allora, che cosa ci vogliamo mettere qua? Nella pagina iniziale. Tu per quale organizzazione? Io abbiamo scelto una. L'avete scelta che sarebbe la loro? Ok. No, però fatene due, perché sennò abbiamo solo due casi. Anche voi fatene due di casi e voi due. Almeno ne rimettiamo diverse.
La struttura è uguale, no? Cambiano solo le immagini, giusto? Sì, voi dovete decidere l'immagine e i contenuti del payoff. E poi, non so, se voi avete un, per esempio, nel caso nostro, qua non è così di Greenpeace, però in molte situazioni, anche nella nostra, per esempio, Rete del Loro è lunghissima, no? E noi un altro modo, sotto abbiamo fatto, si può fare anche o Rete del Loro, che vabbè, se uno ha spazio c'è, oppure fai et e poi noi abbiamo fatto RDD, maiuscolo. Quindi se il vostro nome è lungo, non lo so, sto ipotizzando, potete pensare a una roba breve. Sì, no, di solito va lì. Hai presente dove c'è scritto qua? Si mette qua. Adesso poi faccio l'ergolo di Rete del Loro, l'abbiamo messo qui. Qua. Tu qui nel tuo profilo metti anche l'abbreviazione del tuo nome. Per esempio, Festival Fundraising, che a lungo era FFR13. Per quest'anno invece, ah no, scusami, per lì l'abbreviazione era FFR. Allora, la stampa si divide in due, in diretta in due, per cui la stessa è in due. Io? Come si chiama la vostra associazione? Associazione Copaura, che siamo tranquillamente. Ah, perfetto, sì. Copaura ci sta. Ci sta, no? Sì, ci sta di brutto. Lì praticamente due righe per la mission. Sì. Cosa fate? Le stesse cose? Quali associazioni avete scelto? La parte della vita consolidata è la stessa cosa, siete la stessa. E per poi famiglia Murialdo? No, no, nel senso che è lunga, stavo pensando in ottica Twitter, quindi all'account che a cui date il nome. L'avete già? Ah, quindi avete Copaidos come Twitter e cioè, c'è questa, cioè, che legame c'è tra questa e l'altra famiglia? Lei ha fatto il ah ok, fatta già, quindi come qua, quindi ti dà la voglia di portare. Poi anche la tua, fate. La tua qual è? Io non ne ho una. Una delle due, no, perché dovete farne due, almeno presentate due cose diverse, no? Oppure. Quindi scegliete un'altra, una è Paidos, va bene? Esatto, è maggiore della vita. Ah ok. Chioccio, Vangelo della vita. O fai Vangelo vita? Sì, Vangelo comunque. Sì. Perché se no. Qual è il codice fiscale sulla cioè? Sopra la testa del no, la croncina. No, c'è scritto il nome che è scritto sotto e poi potresti fare Vangelo di o fai Vangelo di Polita grande e poi se vuoi fare l'abbreviato se vuoi farmi trovare puoi fare anche di sì, se no ha senso. Soprattutto a scoprire.
lo slogan piccolino è contro le devianze minorili, non deviare il tuo sguardo. Mo, mi sono fermato, posso anche un po' continuare, però è... il limite è questo. Se no, scusa, lei può fare, cioè, voi date la mission a loro e loro fanno il vostro e voi fate il loro. Non deviare il tuo sguardo. Sostiene. Già è difficile fare il proprio. No. No. Se no, sono voi che dite. Cosa succede? Contro le devianze minorili, non deviare il tuo sguardo. Contro le devianze minorili. Cosa c'è? Contro. Devianza è negativo, non so. Pure contro. Brava. Vuole partire con qualcosa di positivo. Sì, sono d'accordo, cioè non mi piace la negatività. Ma puoi trasformare questo. Fa un po' paura. Cioè, si mette in positivo. Adesso c'è tanta roba in testa sintetizzata in realtà. E lì vediamo no. Neanche. Sembra negativo anche. Ma non avete un clima come partite anche una frase che è l'atto istituzionale, una brochure. Che cosa avete? Che marco? Come? Non avete? No. Come si chiama la. Con Paola. Con Paola. Quindi allora mi avevi detto la missione è? La missione? Che cosa fate? No, i minori, comunità familiare, sostegno scolastico, attività ricreativa. Possiamo scrivere con i giovani. Sostegno è già bello, sosteniamo i giovani. I giovani sono. Sono il nostro futuro. Sosteniamo i giovani, regaliamo il mondo a colori. Tu dove colori? A me piace colori. No, perché siccome non vanno tanto bene le cose, allora ci passano le cose a colori. Sì, mi piace il colore. Tu scusami con la tua anche. Il sottotitolo, l'accounting, dov'è l'account? E poi vedi il payoff sotto, che c'è lì di grandezza, farà la stessa cosa, cioè quindi una frase che sia un pochino esemplificativa di quello che fate. Sì, perché nel mio già c'è diciamo, tre conoscenti forti di quello che faccio e spiegati quasi un minuto. Cioè, l'arte amore e fantasia, l'arte è la ricerca più concreta. L'amore è la motivazione, fantasia è la strumento. Inventarsi qualsiasi cosa per arrivare a fare per amore la ricerca di l'arte. Quindi i tre concetti centrali della mission sono già esplicativi. Già trovare un modo per no, puoi dire di quello diverso, no, vabbè, quei tre nomi secondo me vanno rimessi certo, e poi dopo aggiungere qualcosina che sia esplicativo di quello. La vostra mission qual è? Questo è il latte. Cioè il latte come vuol dire? La mission è l'amore, il latte è la missione, sì, la fantasia è... Sì, no, no, ho capito, ma la vostra mission qual è? Raccogliere latte per fare cosa? Sì, no, vabbè, non ridere, guarda, io non lo so, cioè, perché non lo so veramente, cioè, ci dico.
gente che non ha latte da bere, le associazioni di bari che danno solo per i senza casa sono. Quindi senza tetto? Grazie, questo non si vince per niente, dico subito. No, io perché tu me l'hai detto adesso, però io non ci sarei mai arrivata. No, se io non. Se, dico, io non io pensavo, boh, mi chiedevo per cosa, quello che ti chiedevo. Ok. Quindi questa è una roba che puoi mettere per i senza tetto, per i cosi, che ne so io, per chi vivere, capito? Questo è un dettaglio che non si riduce. Che se tu lo metti fa la differenza, perché puoi fare una donazione. Perché tu pensi che il tuo target sono tutti quelli che finiscono lì e dicono chi sono questi, cosa fanno, dove vanno. Se tu li metti solo latte, amore, fantasia, può essere niente, tutto. In effetti su internet c'è latte, amore, fantasia, che per il latte delle mamme e figli, cosa dicono? No, ma però sono la madre, no, sì, la maternità insieme. Quindi devi aggiungere qualcosa. Allora, capito? Per far capire che cosa fa, perché a me adesso è arrivato. Anche se non lo so, se esatto. Cioè dal latte alle mucche che lo fai per non lo so, qualsiasi cosa sul latte, cioè, quella roba lì io non l'avevo capita. Questo è bravissimo per me. E invece no, a volte i consulenti non servono a niente, però servono a farlo capire. No, sì, perché lui mi ha detto quella roba lì, però io gli ho detto scusa per cosa, per lui era ovvio, e latte, ho capito, ma per chi sono i tuoi cosi? Alla fine io ho capito che era per i senza tetto, però non mi era chiaro. Adesso si apre un mondo, bisogna chiarirlo. No, bisogna specificare. Allora, l'immagine, a questo punto anche l'immagine, quello che la verità non piace, nel senso che non è collegata a... Perché già l'immagine del cioè una goccia di latte che cade, un mare di latte. Però naturalmente giustamente non è connessa sotto questi goccia a goccia brava, aiutiamo latte per tutti, non latte so, per, cioè. Goccia a goccia latte per tutti, più latte per tutti. No, no, non lo so, però qualcosa, latte per senza tetto. Abbiamo speranza. E poi ci deve essere anche in Puglia, una roba così, perché sennò non si capisce. Cioè non si capisce che è in Puglia, potrebbe essere anche in Africa, che è a Bari. Allora Bari, peggio ancora, cioè perché meglio anche più corto. Però se no potrebbe anche essere in Africa, uno potrebbe anche pensare in Africa. Cioè, quindi quella roba lì, anche quella va. Cercando le immagini a casa dei bambini, sì. Sì, no, un'immagine anche io dico farei il tetto sia l'immagine della scritta come la chiamo io sia quella di sfondo, possono essere diverse perché è il latte e il cuore, latte, amore e fantasia, quindi il latte ce l'abbiamo, il cuore ce l'abbiamo, la fantasia ci mette un bel robalino sopra perché comunque ti porta. Sì, ma la mission non si capisce, cioè c'è la persona sopra il tetto, quindi senza tetto. Sì, però secondo me devi aggiungerci una frase. No, sono sia famiglie che hanno la casa, sia persone un po' stilizzate. Non è solamente per chi non c'è l'altro. Ma chi non? Cioè, c'è gente che non, se non hai il latte non hai altro. Non ce la fai a fine mese. A Bari ci sono almeno 600 persone che pensano di andare a dormire e mangiare la sera. No, a dormire ci sono, cioè capisco uno che non ha la casa. Alle 6.000 famiglie che hai la casa, che hanno la busta della spesa della casa. In cui va messa la... Non hanno 4 pacchi nelle famiglie. Tu li porti. Cioè quindi questi sono quelli che riescono a pagarsi la casa, però non riescono a finire. Sono aumentati drasticamente. Sì. Sono migliaia. Perché sono disoccupati. Perché io so, considerai c'è tutto il contrario, sto prendendo però c'è il telefono di YouTube. Ma qual è la questione? Lì è divulgativa. È la questione educativa. Esatto, vedi. Ma è solo quelli che non ce l'hanno.
più che una casa c'è una stanza senza avevo rimosso questo non lo vedi il problema è proprio la luce se a casa non si è mangiata fortunatamente evidentemente se si arriva a non poter mettere il piatto a tavola c'è qualcosa dietro che ha portato a questo tipo di situazioni quindi andare a incontrare sì, sì, una qualità con quello che faccio io e vado a casa delle persone che cercano il pacco e mi coinvolto tu vedi comunque se cioè qual è la causa del problema punto. E infatti di solito c'è una storia di problemi pregressi o lavoro che non c'è mai di certo esatto ma tutta una serie di questi che la faccia degli anziani che non c'entra niente col cellulare quindi sono quelli no, sono no, torniamo al nostro latte sì. Amore e fantasia quindi allora non va più bene latte amore e fantasia a meno che non lo abbiniamo diciamo che abbiamo 3 minuti fatto? Quindi abbiamo detto la frase tutte e due? Vabbè, poi dopo lo commentate voi, vi faccio parlare allora io il lo toglierei la miscia ah no, lo sarò, io faccio il tuo lascio così e dopo ok, come là sì, ok magari io farei le V grandi maiuscola ma però giustamente come diceva lei ma che cosa vuol dire per cioè c'è qualcosa che potete spiegare meglio perché questo io direi no per semplificare direi da una campagna per la battaglia in come così è però come così è una campagna per la battaglia sì quindi chiarire ma e qual che significa nella e tu sei riuscita a raggiungere qualcosa che da sì infatti cioè che si capisce ma non si capisce come è messo adesso allora io rimango sulla mia che cosa sì la frase no il logo però non è solo per esempio capito comunque senza detto no no non è vero comunque ti indica una persona avete finito? Loro ha finito un minuto solo ok però parti da che cosa ti serve per darlo per rispondere al bisogno allora potresti dire così un mondo senza latte uguale mondo senza crescita perché comunque il latte è l'alimento che ti permette di crescere nella vita di sinistra non si capisce che il latte di crescita per i bambini per i neonati sì lo confondo la campagna Nestlé per il latte di sembrava più va bene, niente, su questo abbiamo capito che bisogna rivedere di più. Ok, finito? Allora facciamo così, loro presentano le loro due cose, voi date il vostro parere e viceversa, sì, così sì. Vediamo chi... No, tu mi hai scritto, io non so più scrivere. Dai, partite voi? Parti tu? Microfono. Chi parla? Sì, la speaker ufficiale. Si leggo sempre. Sì, perché stiamo facendo delle correzioni. Sì, ma tanto è importante adesso così ascolta, ok. Allora, la prima associazione di cui ci siamo occupati è il Vangelo della Vita. E allora, avevamo pensato il Vangelo della Vita come nome di presentazione e poi abbiamo usato per con l'et con l'acronimo sì, esatto. Twitter avete fatto et
poi? V di V, onlus. Ok, perché si chiama onlus? Sì. E poi invece il messaggio che avevamo scelto è: il Vangelo della vita dà voce a chi voce non ha, ascoltala. Ascoltale. Ascoltale. Però giustamente dobbiamo far capire meglio il messaggio. E il sito di riferimento sotto. Sì. Okay. Allora, sentiamo cosa ne pensate voi, poi dopo vediamo. No, ma sì. A me la critica che veniva da Don Massimo. La critica che veniva da fare è che un'osservazione costruttiva che non si capiva bene il messaggio a chi era, ma l'avete già vi siete fatto un'autocritica. Quindi che cos'è, diciamo così, di cosa vi occupate? Nord sud del mondo e diciamo integrazione culturale. Due parti, una all'estero e una in Italia. Ok. E in Italia cosa fate? Stiamo in rete con altre associazioni per quanto riguarda l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, nel nostro caso gli immigrati, quindi facciamo uno sportello per gli immigrati. E poi da noi, diciamo, questo sportello per gli immigrati lo abbiamo ampliato anche al disbrigo di pratiche per quanto riguarda... Il target è immigrati. Giusto? Il target è immigrati e poi stiamo cercando di creare eventi culturali che facciano conoscere le culture altre, perché così la convivenza chiaramente diventa non solo civile ma anche integrata. Si potrebbe dire, perché da voce, io personalmente metterei il Vangelo della vita da voce a, io troverei una forma, cioè un sinonimo, che è brutto dire agli immigrati in Italia. Appunto, è brutto dire immigrati. No, ma puoi trovare un sinonimo. Tutte le culture. Quindi da voce alle culture. Alle culture in Italia, alle altre culture in Italia. Alle altre culture in Italia, sì. All'interculturalità in Italia, una cosa del genere. Sì, alle altre culture. In bello, Italia. Sì. Sì. Che di fatto è quello che fate. Sì. Quindi io metterei così, perché così si capisce che voi in che spazio vi muovete, se no sì. Da voce può essere di tutto, no? A un di tutto e niente, sì, certo. Io lo impostarei così, non so cosa ne dite. Sì. Sì, infatti la questione del microfono. Appunto, bisogna un attimo definire che cosa, a qual è il problema al quale si va a rispondere sostanzialmente. Infatti secondo me questa di Greenpeace è fatta molto molto bene, perché in due righe dice qual è il problema, che, perché il nostro, come lo vogliono risolvere, come vogliono risolvere, e soprattutto poi c'è anche la call to action subito, sì, subito. Per cui fatta molto bene, sì, perché è efficace, è semplice ma è efficace. Quindi magari potete comunque lavorare, no? su questo urge. Spunto. Urge. Sì, anche. Sì. Ok, passiamo alla seconda, invece, che è la cooperativa Paidos. Quindi il nome all'inizio, poi invece come account COP Paidos, un'unica parola. Sì, con due P la seconda maiuscola. Per un'unica parola. E invece la frase è che ogni bambino abbia diritto a un futuro pieno di speranze e opportunità. Sostienili con noi. È sotto il sito di riferimento. Okay. Allora, vi lascio e poi dopo vi dico la mia. Voglio sentire la vostra. Dite la vostra. Io dico la mia. Allora, noi ci siamo focalizzati... No. Ah, che cosa ne penso io? Stavo pensando... No, stavo pensando alla costruzione. Osservazione costruttiva. Ma dai, c'è un Anche qui secondo me c'è una questione, scusami, sulla mission, perché si capisce sicuramente che sui bambini, però i bambini significa il mondo dei bambini, cioè, che poi non sono neanche bambini, sono ragazzi, per cui... Comunque il mondo può significare dai bambini maltrattati, cioè può significare veramente
N problematiche. Puoi scriverlo? Perché è importante. Non puoi scrivere su quel pezzo di carta? Perché io ho visto una cosa, magari loro non l'hanno vista perché non l'hanno letta, ma l'hanno solo sentita, quindi se la scrivi. Secondo me è un'altra cosa. Quello sono d'accordo. Tutto? Sì, vabbè, diciamo l'account, poi anche, se vuoi mettilo, ma... Vabbè, poi l'account, c'è questa questione della doppia P che è un po'... Sì, no, se la fa, secondo me, se adesso vi faccio vedere come secondo me andrebbe si fatta. Si può ovviare. Io l'account lo farei così, se fossi in loro. Poi decidete voi, Questo. Cioè, io farei così, farei coop e poi io farei paidos. Tutto maiuscolo. Sì. Non so se. Perché sennò c'è quel problema della P che è brutto. Io farei così. Oppure potrebbe anche essere, adesso non so voi come nel vostro logo come siete scritti. Cop Paidos. Qual è la differenza della seconda? Tutto maiuscolo o solo la P, sì, giusto? Però. Sì. La seconda. Avete fatto la seconda. Sì, quindi è come voi, sì, no, non avevo letto. È come voi vi scrivete in stampatello? Normalmente, no, dico bisognerebbe pensare per la scelta la vostra immagine coordinata, come il vostro logo, come è scritto nel logo. Sì, non scriviamo tutto maiuscolo. Ok. Di Come? Perché c'è. Ma mica puoi fare il papiro, se devi fare il papiro lo dici. No. Metti il sito e c'è tutto sul sito. No. Io una cosa che vedo che come impostazione a me non va, quindi è una cosa semplicemente di comunicazione, che qua c'è come un'esortazione, come un'esclamazione, no? Che ogni bambino abbia. Invece è per, cioè noi siamo qua per trasformare la vita di ogni bambino. Sembra invece che qui è come dire una speranza, così no? Così è. No, no, però ci deve essere invece l'azione, dire che voi siete sul campo per lavorare per, affinché, non so come spiegare. Ci sono altre situazioni, tipo le campagne utopiche, che magari contro la fame nel mondo, contro l'acqua, i pozzi in Africa, che sono... presentano un obiettivo che forse non sarà mai raggiungibile al 100%, quindi pure per noi diciamo è un obiettivo che ci possiamo porre fino ad un certo punto, naturalmente. Sì, solo la forma come sotto forma di esortazione non è l'ideale. Io metterei una cosa in cui dice quello che fate per dare diritto di per dare un futuro di speranza e opportunità ai giovani in Italia o ai giovani svantaggiati in Italia. Cioè quello che diceva Fabio prima di individuare il target, poi i giovani svantaggiati, e allora chi poi si collega a Twitter oppure vuole, non lo so, è come se facessimo una sì, ci devi ragionare, però devi far vedere qual è il problema, cioè perché altrimenti in qualche forma non si capisce. Andrebbe meglio così: la Paidos esiste per dare un futuro di speranza ed opportunità ai bambini a cui la vita ha già riservato delle difficoltà. Non basterebbe aggiungere per davanti a te, perché per, scusami, che ogni bambino perché oppure sosteniamo, sì, poi, cioè io l'avrei messo in un'altra forma, per dare, cioè che noi siamo qua per dare una speranza ai bambini. Perché così sembra più operativo, sembra più cioè che avete un programma in mano, è proprio solo una questione di toni. Poi uno deve lavorarci chiaramente per affinare il contenuto e fare in modo che questa cosa di Greenpeace non l'avranno partorita in 2 minuti al tavolino, ci avranno messo una settimana o 2 di lavoro. Quindi però è uno spunto per dire, diciamo così, per capire come potete procedere per... arrivare a una definizione che
che sia calzante, no, della vostra iniziativa. Voi volete presentare la vostra? Chi è la portavoce? Io ho fatto la spiritosa, aspetti. Allora, noi come sfondo abbiamo preso il logo della cooperativa Aura. Sì, vuoi scrivere anche tu la vostra frase? Sì, quando finisco vado a scrivere. Che comunque è colorato, è un arcobaleno, è un sole che splende, quindi è molto colorato. E poi mi ha scritto Coppa Aura, proprio perché è cooperativa sociale Aura, Coppa Aura, poi chiocciola coppa.aura, e poi lo slogan è: i giovani sono il nostro futuro, aiutiamoli a costruire un mondo più a colori, ora. Vuoi scriverlo? Sì. Certo, no, perché come vedi, scrivere quella roba lì, poi uno quando la vede scritta ci riflette e dice no, secondo me potevo fare così, che diciamo l'elaborazione non è così immediata, quindi ci vuole un po'. Vai, poi dopo ci lavoriamo sulla frase, tanto c'è tempo. No, che colori ora è troppo ridondante come suono. Un mondo a colori, puntini di sospensione, ora. Per esempio c'è una fondazione che si chiama Color Your Life, non so se la conoscete, e questo secondo me potrebbe essere il logo di quell'associazione, sì, il claim per il fatto dei colori, sì. Per dirti. No, questo per dire che evidentemente io sono stato con te a pensare questa cosa, abbiamo sottovalutato anche qui dovremmo un po' restringere il campo d'azione sui giovani, cioè capire che significa e basta. Adesso leggendola, rileggendola e pensando alla fine non viene completamente fuori la mission, perché comunque noi non facciamo solo i giovani o gli adolescenti o i bambini, ma comunque sosteniamo anche le famiglie. Così a me sembra che aiutiamo solo i giovani, che possono essere dai 18 ai 30 anni. Però sembrerebbe, ma non, dall'esterno potrebbe sembrare per i giovani, che ti devo dire, tossicodipendenti, che voi non avete. Per fare un esempio. Però non è che particolare riferimento a una. Però cioè, è generico e non si capisce. Cioè, io da esterno potrei capire. La vostra è relativa ai tossicodipendenti. No. Però appunto dico. Però io dico, leggendo così da esterno, potrei capire che i giovani. La prima cosa che mi viene da associare, magari sono i tossicodipendenti, forse. È sbagliata l'associazione. Non capisco che cosa fate. Dicevo, io invece leggendo lo slogan, è bello, non è, per carità, però non conoscendo la realtà, così leggendo non riesco a percepire effettivamente voi cosa fate, di che cosa vi occupate. I giovani, sì, i giovani,
possiamo occuparci dei giovani in 100.000 modi differenti. Greenpeace in quelle due righe non è che spiega tutte le cose che fa. Ora noi lo sappiamo perché Greenpeace è famosissima e quindi potrebbe anche dire caramelle e cioccolatini, noi lo sappiamo dove le porta, però in quelle due frasi è veramente difficile descrivere. Che è aiutare il pianeta. Come lì la missione è aiutare i giovani, proprio perché la loro missione è a tutto tondo e quindi si occupa di qualunque cioè di molti problemi che riguardano i giovani, deve rimanere. Me, cioè l'incipit, i giovani sono il futuro, non è male. Altra cosa, secondo me potrebbe essere invece di dire aiutiamoli, ma di far capire che noi già li stiamo aiutando, per cui del tipo noi aiutaci a sostenerli, nel senso è come se volessimo dire guarda, noi già ci stiamo sul pezzo, unisciti a noi, in una maniera ancora più invece di aiutiamoli, aiuteci a sostenerli, una cosa del genere. Non so se voi volete continuare su questo discorso a colori. Se è una cosa che è con la vostra mission, è questo che non mi è chiaro. I giovani sono loro del mondo, si chiama Laura. Oppure per contribuire, oppure per sostenere i giovani a crearsi un futuro. Sosteniamo l'integrazione sociale culturale. Però è questa, è integrazione culturale? Anche. Integrazione sociale, il sociale potrebbe andare bene. No? Diamo luce ai loro passi. Bello, vedi? No, ti deve ispirare il nome. Sì, che cosa hai detto, scusa? Diamo luce ai loro passi. Mi sembra un annuncio di bombe funebri. Vabbè, non sono drammatici, ma no. Vabbè, questo è il primo. Allora, si sforza. Pure qualcosa del tipo per aiutare i giovani a costruirsi un mondo, se vuoi, a colori. Una cosa così. O un futuro. Però qualcosa che dica che gli aiuti affinché il loro futuro sia un futuro ricco, che non sia un futuro. I giovani sono loro del mondo. Una famiglia. No, stavo pensando. Perché il fatto della famiglia è sempre con loro. È loro del nome. I giovani sono loro del mondo. Diamogli una famiglia. Diamogli una famiglia dorata. Capire come andare sulla questione a colori, ora e colori. Diamo a tutti una famiglia dorata. È importante perché entra nella vostra missione, cioè se la usate come concetto, sì. No, altrimenti puoi anche usare un'altra cosa. Cioè. Diamo a tutti una famiglia dorata. Senti, non si vede. Vabbè, si può partire da lì per pensare a qualcosa lì. Poi c'era l'altra cosa del latte. Diamogli insieme una famiglia d'oro. È abortita? In relazione a lui abbiamo capito. I giovani sono loro del mondo. Diamogli insieme una famiglia d'oro. No, dai, ti prego. Sembrano quelle. Cioè, quei debiti. No, che c'era. Però posso dire un po'. Ora che molte volte, diciamo, anche se loro sono loro del mondo.
Molte volte però è anche vero che utilizzare parole sbagliate o brutte o cacofoniche ha lo stesso effetto comunicativo di una frase fatta bene. No, perché poi... Perché molti esperti della comunicazione affermano che l'importante è far parlare di sé. Può essere. Va bene, allora il latte è abortito, però sappiamo che ci lavorerai con un'altra. Ok, va bene. Tutto questo, cioè l'obiettivo di questo intervallo, di questa parentesi, era sostanzialmente di farvi riflettere un pochino sui contenuti e da lì magari poi quando andate, diciamo, tornate in ufficio potete ripensarci e magari rivederla, lavorarci. Comunque trovare un payoff, una frase che non è così banale, quindi, ed è una cosa che magari potete anche condividerla, scrivete, cioè un altro suggerimento che spesso si fa a volte nelle agenzie è quello di scrivere 3 o 4 payoff diversi, attaccarli al muro in ufficio, condividerli con gli altri, rivederli, poi ognuno scrive. Sì, e poi dopo raccogliere tutti i feedback e arrivare ad una frase finale, no? Infatti. Anche questo potete provare. Ma è necessario per fare cose da soli, ma non va bene. No, è anche bello ogni tanto far vedere un occhio di uno che non è tutti i giorni su quel pezzo. C'è gente esperta in comunicazione che ha questo, la parola che colpisce, il disegno, il colore. Cioè io posso dare, io come utente di questa persona posso dire, io ho questa idea. Adesso sviluppala. Sì, anche, però in questo caso secondo me potete farlo anche voi. Non è così difficile, ci dovete lavorare un po', cioè provate delle opzioni diverse, dopo anche magari guardando, non so, avrete un documento di una mission, di cosa volete fare, da lì potete prendere degli spunti, per esempio. Però questo è un inizio. E loro, secondo me, ci siamo molto vicini, quelli del Vangelo della vita. Sì. Sì. Ok, allora. Adesso arriviamo al nostro argomento clou della giornata, che è il crowdfunding. Allora, ne avete già sentito parlare? No. No, zero. Voi zero mai? Perfetto. Ignoranti. No, meglio. Così non avete ignoranti. Lui un po' sì, voi ne avete sentito parlare, sì. Da persone che l'hanno fatto, che hanno provato a farlo, che si sono messi in rete oppure leggendo articoli? Come, quindi non esperienza diretta, ma sentito parlare di... Ok, allora, come dice la parola dall'inglese crowdfunding, che significa sostanzialmente raccogliere fondi dalla massa. Folla è un po' sbagliato, dal crowd che è la massa, cioè dalla gente. Quindi sostanzialmente sviluppare un nuovo, diverso canale di raccolta fondi, che oggi è l'organizzazione non profit, utilizzando le potenzialità del web, che diventa lo strumento con cui raccogliere fondi dagli individui sostanzialmente, che non necessariamente conoscono la vostra organizzazione o la vostra mission, ma che in determinate situazioni possono venirne in contatto e quindi diventa, diciamo così, è fondamentale la nostra abilità di riuscire a catturare la loro attenzione e poi alla fine anche la loro reazione. Quindi come farlo? Io qua vi ho messo un pochino, diciamo così, la definizione classica di crowdfunding, che è sostanzialmente una chiamata attraverso l'internet. Quindi una cosa fondamentale, importante, che differenzia tra il crowdfunding dalla raccolta fondi individui classica, è il fatto che viene fatto attraverso il web. Cioè la piattaforma web è lo strumento fondamentale diventa lo strumento fondamentale per la raccolta fondi di questi individui. Quindi può essere quindi o sotto forma di donazione oppure scambio, in cambio di qualcosa. Quindi qua c'è anche un grafico che vi spiega, quindi voi avete un'idea, tu presenti, quindi voi potreste essere individui o organizzazioni non profit, la presentate agli altri,
chiedendo una donazione per la realizzazione del progetto che avete intenzione di realizzare. Tutto questo nasce anche dal fatto che il concetto di crowdfunding non è solo legato al settore non profit, come si può pensare, ma crowdfunding è un concetto che può essere legato sia al settore profit che non profit, quindi anche un individuo, ci sono piattaforme che offrono anche al singolo individuo l'opportunità di presentare un proprio progetto e chiedere a chi visita questo sito, comunque a persone che lui invita sulla piattaforma, a fare una donazione per questo progetto che lui intende realizzare. Quindi, e poi ci sono invece altre piattaforme totalmente dedicate alla raccolta fondi, solo esclusivamente per progetti non profit. Quindi diciamo che il ruolo delle piattaforme non profit in tutto questo processo è quello di dare una soluzione chiave in mano all'organizzatore per facilitare il processo, da un lato, e che quindi si arrivi alla donazione, dall'altro a loro, lavorando costantemente tutti i giorni a contatto con persone che fanno raccolta fondi usando la piattaforma, hanno raccolto un bagaglio di informazioni, di conoscenti e di know-how che condividono con voi, con gli utenti della piattaforma, per aiutarvi a massimizzare la vostra attività di raccolta fondi. Quindi questo è anche un pochino il vantaggio di utilizzare una piattaforma. E poi danno visibilità e promozione del progetto, chiaro, nel momento in cui esiste una community attorno alla piattaforma. Quindi è ovvio che le nuove piattaforme devono ancora svilupparsi e crearsi e creare la propria community, quelle che magari esistono da tanti anni, tipo, è impazzito? È andato indietro? Misteri. Tipo, per esempio, in Italia le piattaforme di crowdfunding per il non profit esistono 2-3 anni, le più vecchie, in Inghilterra esistono dal 2000, quindi 13 anni. Per cui loro hanno, da un lato, loro stesse maturato delle competenze specifiche date dall'esperienza con tutti i loro utenti, con tutti quelli che hanno usato la piattaforma. Dall'altro, l'utente stesso è un utente molto più maturo, molto più avanzato, che ha delle esigenze, ma che allo stesso tempo è avvezzo a usare questi strumenti e quindi è in grado di raccogliere molti più fondi, perché sa già come farlo. Per cui chiaramente c'è anche un discorso di esperienza e di maturità nell'utilizzo dello strumento che si deve creare con l'uso e col tempo. Allora, vi ho qua, come vi dicevo prima, quindi quando è nato il crowdfunding si sono create queste tendenzialmente quattro aree di sviluppo. Allora, uno è equity based, quindi sottoscrizione di capitale di rischio tramite azioni o titoli simili, quindi ci sono delle piattaforme in cui tu decidi, ah sì, io dono per questo progetto, mi interessa, quindi tu avrai diritto a una sottoscrizione di parte del capitale di questo progetto che un giorno si realizzerà. Donation based, che sono quelli di donazione, come vi dicevo prima, poi molto simili al donation based, quindi qua c'è la differenza a volte è minima, sono quelle reward based, che sono quelle che danno finanziamento a un progetto in termini di una ricompensa di questo progetto, però simile a quell'altra. Poi lending based, anche qui sono invece molto più profit sostanzialmente, e hai sottoscrizione di titoli o contratti di debito. Diciamo che quelle più usate, più diffuse e che non sono strettamente legate al mercato finanziario sono quelle equity based e reward based. Le altre due in Italia sono pochissime, forse ce n'è una per ogni settore, poi dopo vediamo la tabella italiana, comunque sono irrilevanti. Poi vedete anche la crescita, comunque quelle sia reward based e donation based sono quelle che sono cresciute di più negli ultimi, dal momento in cui sono nate nel 2007 in America al 2011, la crescita è stata comunque esponenziale. Donation based sono il 41%, 79%, quindi comunque è stata veramente importante. Quindi qua vi ho fatto, giusto perché se avete la curiosità di vedere un pochino come è stato lo sviluppo, come si è creato nei vari paesi, il paese in cui per primo si è sviluppato sono stati gli Stati Uniti, e poi a poco in Europa, quello dove ha preso più piede, e adesso gradatamente si sta poi spostando anche negli altri paesi.
ad esempio una piattaforma molto, molto importante, che fa tante cose sia nel profit che non, è Kiva, che ha raccolto tantissimo. E come vedete nell'aprile del 2011 anche Obama ha utilizzato moltissimo le piattaforme di crowdfunding per le proprie campagne. Tutto era iniziato la prima volta nel 2008 con la sua prima campagna, e poi successivamente anche lo scorso anno. Quindi vengono usate anche tutto quello che è, e anche in Italia più o meno si sta andando in questa direzione con il taglio dei fondi ai partiti eccetera. Anche un altro canale che è stato utilizzato molto, che comunque è considerato come non profit, anche se un po' ai limiti, è quello della politica. E anche lì c'è stata nella campagna, ad esempio Renzi aveva raccolto una parte dei fondi attraverso il crowdfunding. Quindi anche in Italia si stanno un pochino muovendo in questa direzione anche i partiti. Ecco, queste sono, per darvi un'idea, anche se io vi ho aggiunto poi a mano queste new entry che non erano state incluse in questo survey che è stato fatto da Rita, che praticamente è uno studio di settore fatto dal Politecnico di Milano, che è stato pubblicato nel 2013, quindi mi sembra gennaio, per cui è una cosa molto recente, però loro non avevano incluso queste altre tre piattaforme che invece sono apparse proprio dall'inizio dell'anno, sempre anche loro donation based, quindi anche questo è aumentato molto. Se guardate, secondo i loro dati, allora 2, 4, 6, 7, erano 7, più queste 3 sono già 10. 10 piattaforme solo dedicate alla raccolta fondi per le organizzazioni non profit in Italia. Ne avevo vista un'altra. Figurati, dimmi. Su alcuni giornali, The Rev. Ah sì, The Rev, però The Rev non fa proprio raccolta fondi, loro fanno rivoluzioni personali, come dicono loro, cioè fanno campagne per promuovere nuove idee e appunto rivoluzioni personali, cioè per il cambiamento, quindi non è vera e propria raccolta fondi, questo forse è il motivo per cui non sono state incluse in questo. Tu li hai usati per fare, vedevo che... Adesso arriviamo. Sì, arriviamo. Dicevi? No, dicevi. Ah sì, è vero, non so dov'è. No, un po' riconosco perché, come ti accennavo, ho seguito il fenomeno da un po', da quando praticamente Apple ha cominciato a sbarcare in Italia, che sì, è stato un po' il primo, da quello che ho capito. Sì, tra i primi, sì. E quindi poi piano piano mi sono cominciato da Apple, poi ho visto Ulul, l'ho visto Buona Causa, Shiny Note, Siamo Soci, perché diciamo tutta la parte sulle startup tecnologiche sostanzialmente, sì. Produzioni dal basso, sì. E basta. Vabbè, quindi comunque diciamo lo scenario è ampio, per cui ci sono tante cose, come vedete nel non profit siamo già a 10 anche lì, quindi più o meno, sì, quasi come reward based, insomma. Questi sono i due che vanno di più e che hanno più piattaforme che raccolgono fondi, sostanzialmente. Gli altri due sono poco rilevanti, ma soprattutto anche per noi, diciamo. Allora, io ho riassunto un pochino sempre, questi sono dati che io ho preso, quindi diciamo che ad oggi magari non sono efficaci, anche perché è molto difficile trovarli sempre aggiornati, quindi sono dati di gennaio 2013, sempre del rapporto Rita, per darvi un'idea di come stanno andando le cose. C'è un progetto di banca prossima in Genova? Sì, però quello è più di, diciamo così, non so come dirti, IBAN, c'è un progetto loro interno di raccolta fondi. Sono associazioni che si promuovono con la banca gli offre il servizio di... Sì, ma sono solo quelli della loro che si fanno parte della banca, quindi è solo un servizio per loro, per quelli che hanno l'account bancario, sì, con loro. Chiunque c'è un altro sistema. Sì, cioè, no, il sistema è come se il donatore, è come se il donatore facesse da garante all'associazione nei confronti della banca, per cui alcuni possono farlo a fondo perduto, per cui non è un crowdfunding di fatto, perché non è che tu metti un progetto, prendi il tuo progetto, lo metti in rete e chiedi donazioni,
hai tuoi amici, cerchia sociale, sostenitori, uomo della strada, chiunque. Questo è quello. E nel donation base tu ti dai un obiettivo, raccogli e via. Quindi è molto, molto semplice, non ci sono altri meccanismi che mi sembra entrino in gioco nel caso delle banche, ad esempio, quindi è un po' diverso. Allora, questo era per farvi un pochino il quadro del mercato di riferimento, no? Quindi ci sono un numero di progetti promossi, sono stati, diciamo così, a gennaio, quando, 1214, 102 conclusi e finanziati con successo, mentre 334 sono stati conclusi però senza raggiungere il target, quindi vuol dire che magari hanno raggiunto il 50 e il 60%, e 700, il resto stanno ancora portando avanti le loro attività di raccolta fondi. La raccolta media per progetto è stata di circa 9.000 euro, il target raggiunto più in due mesi, sostanzialmente, in un mese di lavoro hanno raggiunto, diciamo così, il target si erano proposti. Poi progetti, circa il 60% di questi raccoglie meno di 100 euro, quindi il problema è che, come vedete, la maggioranza si va in rete con un progetto, però poi di fatto raccoglie poco. Okay? Allora, diciamo, le motivazioni che io vedo dietro a questo, anche a fronte della nostra esperienza che abbiamo su Rete del Dono tutti i giorni, è che da un lato c'è poca competenza, ovvero le organizzazioni non profit che vanno online magari non sono pronte a portare avanti delle azioni ad hoc sul web che inducano alla donazione e quindi a raccogliere fondi. Molte di queste anche perché non hanno una presenza web, quindi nel momento in cui tu non hai una presenza web solida che funziona, è difficile che poi hai una community che ti segua e che poi doni per te. Quindi l'importante prima è impostare una strategia web valida, solida, che abbia senso. Usi un telefono, sì. Che abbia senso, che sia che ti aiuti, che sia di sostegno alla tua campagna di raccolta fondi online. Però tutto questo, diciamo così, volevo far vedere che però ci sono dei casi di successo, quindi vuol dire che se uno studia la sua campagna in modo oculato e imposta anche una strategia web di un certo tipo, può raccogliere fondi. Quindi adesso vi illustro brevemente una campagna di raccolta fondi sul web di crowdfunding puro che è stato fatto, riuscite a vedere? Un po' grigio, un po' non tanto bella la visibilità, però magari ve lo giro così lo vedete bene, che è stato fatto da un museo di Torino che si chiama Palazzo Madama, che all'inizio di quest'anno, proprio a febbraio, sostanzialmente, non so se tu ne hai sentito parlare, perché nell'ambito del crowdfunding io direi che sia il caso di successo per antonomasia ad oggi, in cui loro sono riusciti a raccogliere più di 80.000 euro in due mesi per acquistare questo servizio, il servizio d'azeglio di tazzine, che dici, manco tazzine, cioè hanno trovato gente che gli ha dato soldi per comprare delle tazzine, quindi antiche tutto quanto, e in due mesi hanno raccolto 80.000 euro. Quindi questo è un caso interessante, dall'altra parte anche incoraggiante, quindi vuol dire che se uno si mette, poi loro non è che avessero dei budget, perché uno diceva, vabbè, chissà che budget avevano, chiaro, hanno investito un sacco di soldi, sono riusciti, invece no, hanno investito solo, praticamente solo sul web, e poi hanno fatto, loro hanno il vantaggio che essendo un museo, hanno gli utenti del museo, quindi hanno fatto anche delle attività sul campo, come dico io, mettendo delle urne per la donazione a chi veniva a visitare il museo, quindi facendo anche delle attività in loco lì, però questo è quello che hanno fatto. Più delle brochure in giro, non è che hanno fatto né investimenti pubblicitari né altre cose particolarmente importanti. Quindi volevo farvi vedere più o meno. Allora, loro hanno praticamente utilizzato una piattaforma di e-commerce di un'azienda, sostanzialmente l'hanno integrata nel loro sito. Quindi, diciamo, nel loro sito hanno fatto crowdfunding sostanzialmente.
però diciamo il concetto che avevano la piattaforma a disposizione, quindi deve avere una piattaforma, loro hanno usato questa, adesso non so quale azienda gliel'abbia preparata, comunque avevano questa piattaforma di e-commerce a disposizione, quindi l'investimento è stato piattaforma e web, quindi questa era la piattaforma, molto semplice, in cui spiegavano il progetto eccetera eccetera. E poi sul loro sito c'era una parte dedicata, incontriamoci su, e hanno utilizzato molto bene, quindi hanno fatto delle attività mirate su tutti i social. E poi adesso vedremo, ho riportato alcuni dei risultati che loro hanno avuto e, possiamo, e vedremo proprio come questo è stato sinergico alla loro raccolta fondi. Quindi le donazioni, il numero di donazioni che hanno raccolto era 1585 in totale, la montata delle donazioni via web è stato praticamente 90.000 euro, web e urne, quindi poi quelle urne che vi dicevo che avevano all'interno del museo circa 6.000-7.000 euro, quindi questo è stato il totale di quello che loro hanno raccolto. Poi, qui, ecco, questo è carino, perché vedi, allora hanno iniziato tutta la loro attività Facebook, quindi galleria di immagini della famiglia D'Azeglio, e poi avevano questo quadro, documentazione degli eventi, quindi hanno fatto poi durante questi mesi degli eventi e degli incontri, calendario, aggiornamenti del counter, cioè loro avevano un counter, molto carino e semplice da implementare all'interno del sito, che faceva vedere quando, in tempo reale la raccolta fondi, e quindi questo è fondamentale per stimolare, perché dice ah manca un mese e abbiamo già raccolto X, quindi per stimolare sempre più la raccolta, quindi questo è stato. Però se non va bene magari posso scoraggiare digitando un altro adesso, no, perché devo dire sì, però se tu sei bravo e la imposti bene all'inizio, magari il counter non lo rendi visibile. Sì, così si fa, così. Statistiche sui siti. Certo, cioè per esempio noi su Fratello 1 quando abbiamo fatto le partnership con Maratona di Milano, poi abbiamo anche noi un counter, all'interno del loro sito abbiamo fatto una pagina cui c'è un counter della raccolta fondi, lo tiriamo su quando la raccolta fondi è almeno 10.000 euro, le prime quando arriva di 100 euro, 10 euro, zero, cioè, non le rendi visibili, ovvio, poi quando la raccolta fondi prende piede. Anche perché di solito all'inizio la raccolta fondi, le tecniche, poi le vedremo, tu inviti a donare la cerchia proprio veramente ristretta, che sei certo che dona. Così inizia a popolare il counter, perché altrimenti, come giustamente diceva lui, diventa scoraggiante perché arriva sulla piattaforma e sul sito e vede che nessuno ha donato, pensa, una sola. Non lo fa nessuno, chissà perché, tutte quelle cose solite. Mentre quindi prima puoi iniziare a popolarlo con dei contatti ad hoc specifici che si fidano di te, perché lì c'è tutto il discorso della fiducia, e che sanno che è un bel progetto e che quindi fanno il primo passo. Poi allarghi al crowd, come lo chiamano loro, ma è a cerchi concentrici, quindi prima fai così, zoom, 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 poi arriva agli altri, che per imitazione donano. In buona sostanza, quindi anche lì bisogna strutturare le sì, possono avere un interesse, però poi alla fine arrivano a fare la donazione perché dicono l'hanno fatto tutti, sarà bello, lo faccio anch'io, cioè arrivi anche a quella fascia che non è che è contraria, che però non sono degli early adopter come si dice in gergo, cioè arrivano perché lo fanno tutti, lo fanno anche loro, come quelli che hanno aperto la pagina Facebook dopo 10 anni che i loro amici l'avevano aperta per disperazione, perché come ci hanno tutti lo faccio anch'io, quindi anche qui è lo stesso. Per cui no, ma la cosa interessante è vedere, ho messo il coso di Twitter, che idiota, e ci metto quello di Facebook, fammi vedere. Poi lo inserivo, ho sbagliato a mettere, ho messo di nuovo quello di Twitter, comunque poi ve lo tiro fuori, anzi lo correggio, scusate. Si vede anche quello di Twitter, di Facebook, la stessa cosa, come i post messi siano stati incrementali e questo abbia portato a un aumento anche del traffico sul sito, dei commenti sul sito, sui vari post, e quindi abbia intensificato sostanzialmente il traffico. Adesso poi lo prendo e me lo metto, scusatemi. Questo era quello di
di Twitter, che vedete i tweet inviati sono quelli in blu, poi a seguire c'è stato un retweet che è stato molto alto, quindi gli stessi tweet venivano twittati da altri relativamente a Palazzo Madama, e in verde invece le menzioni, quindi poi a seguire tutto questo, diciamo così, questa attività, questo progetto è stato menzionato quel da altri. Quello blu sono così, un weekend, Natale? No, quello lì no, perché quello era 25 di febbraio, sai che non lo scuso, forse ci sarà stata un'interruzione delle loro attività, perché poi ha ripreso di brutto, quindi... giustamente il tecnico, diciamo, ecco, questo qua è carino, sono i risultati, perché questo qua ti fa vedere come la loro attività sui social media, vedi, i tweet inviati, il numero dei retweet, il numero delle menzioni, poi in alto il numero delle donazioni. Quindi questa curva comunque è stata molto, diciamo così, se vedete lineare, cioè se succede una cosa tutti gli altri seguono e via dicendo, quindi anche le donazioni sono state, il flusso delle donazioni è andato in proporzione e ha seguito il flusso della comunicazione, quindi quando quella comunicazione si spingeva anche le donazioni si spingevano e viceversa, e quindi questo significa che nel momento in cui iniziamo a comunicare sui social media abbiamo dei riscontri veri sia in termini di coinvolgimento da parte delle persone che vengono coinvolte dalle nostre attività di comunicazione, sia di donazione, perché vengono invitate a donare. Allora, questa l'ho messa perché è interessante, perché allora tanti dicono, allora, ma se di fatto fare crowdfunding è fare una donazione online, allora perché io, anziché usare il mio account PayPal col mio tasto di donazione che posso mettere sul mio sito, devo appoggiare una piattaforma, chi se ne frega, lo faccio anch'io sulla mia, e visto che posso farlo online ho il mio pulsante di donazione e alla fine succede la stessa cosa. Quindi qua vi ho riassunto un pochino secondo me quali sono le tre tematiche chiave che differenziano, diciamo così, il crowdfunding rispetto a una banale attività, una normale attività di fundraising online. Quindi, la partecipazione attiva dei sostenitori e dei donatori. Quindi gli individui non solo amano un brand, un progetto, un'iniziativa, ma contribuiscono a renderla possibile con una loro donazione. Ok? Quindi io faccio la donazione perché mi piace e voglio partecipare attivamente. Oltretutto so che il mio nome rimarrà nella bacheca, perché anche quelli di Palazzo Madama, come nella maggior parte delle attività di crowdfunding, c'è una bacheca dedicata a tutti i donatori. Quindi in questa bacheca compare il nome del donatore, quanto ha donato, il giorno in cui ha donato, il suo messaggio. Quindi chiaramente uno lascia traccia della sua interazione, di quello che lui ha fatto, il fatto che lui ha sostenuto questa iniziativa. Poi nella maggior parte delle piattaforme c'è anche l'opportunità di condividere sui social media la tua donazione, quindi tu puoi condividere con un post il fatto che hai donato. Quindi questo comunque dà, se uno veramente crede in questa causa, ci tiene anche a far vedere che l'ha sostenuta. Quindi questo è un elemento che sostiene questa diciamo così, anche un minor coinvolgimento e una miglior propensione a donare rispetto al farlo a un account di PayPal che tu clicchi, però non si vede, cioè tu lo vedrai nella tua ricevuta bancaria che hai fatto la donazione, la onlus pure, ma finisce lì, non c'è altro modo per dare visibilità a questa azione che tu hai fatto. Dinamiche sociali rivestono un compito importantissimo, in particolare quelle innescate dalle interazioni continue e ormai invisibili che hanno luogo sul web. Quindi io mi sento parte di una community, e quindi questa, la forza della community mi anche spinge, mi induce a fare una donazione, cosa che invece, non essendoci questo senso di community attorno a un pulsante di donazione, perché non si crea la comunicazione intorno al progetto, spesso non è dedicato a un determinato progetto, ma è una donazione tu curda a fare alla Onlus.
e quindi non c'è neanche, diciamo, il discorso dell'obiettivo. Raccogliamoci, come lì, raccogliamo 80.000 euro e ci compriamo le tazzine. Ti dà anche un'idea del, intanto in due mesi in urgenza, intanto c'è 80.000 euro, quindi non un target, contribuiamo noi insieme come gruppo, come massa, come community ad acquistare le tazzine, poi andremo a vederle al museo. Quindi ti dà un po' più di concretezza del progetto che stai sposando con la tua donazione. Poi importantissimo è il capitale sociale e relazionale del crowdfunder, è il capitale che conta di più di tutto. Ciò che conta sono i legami di fiducia tra le persone, perché di fatto quando tu arrivi a fare una donazione, tu doni perché c'è la fiducia che hai o verso la persona che ti ha invitato a donare, e arrivi a donare perché credi in lei. Se lei ti ha invitato a fare questa donazione, vuol dire che sicuramente per una buona causa. Quindi entrano, diciamo, entra in gioco la dinamica della fiducia, che anche questo è un pulsante importante per far scattare la donazione nel potenziale target che io ho individuato. Quindi questi, diciamo così, sono un pochino gli elementi che secondo me sono chiave nel rendere certi casi di crowdfunding così di successo, perché tutta la sfera sociale che si mobilita attorno a questa buona causa che la rende così particolare, così importante. Quindi non so se voi avete mai visto situazioni o contesti di questo genere che vi fanno dire sì, è vero o non è vero, oppure il contrario. Non avete un pensiero, no. Vabbè, questa è, diciamo, la mia esperienza, questo è un pochino il valore aggiunto. Rispetto, diciamo, questi valori, tra virgolette, sociali, sono direttamente proporzionali agli esiti della raccolta fondi? Sì, cioè, perché più la tua community è grande, ok? Più la community social, bene, non so, ho capito bene la tua domanda, più la community che tu hai creato intorno a te è grande, sì, più, diciamo così, la riesci a ingaggiare, a coinvolgere. Perché quello del museo ha funzionato anche molto bene, perché loro avevano una community, cosa che non abbiamo approfondito, però avevano una community del museo molto forte, quindi loro sono partiti da lì. E poi questa community si è fatta lei stessa promotrice verso la propria cerchia sociale, che non era necessariamente già community museo, dell'iniziativa e della bontà dell'iniziativa, e questa è stata la forza. E quindi a macchia d'olio si è espansa e ha raccolto tanti fondi per questa community forte del museo, che si è fatta, ci ha messo la faccia, si è fatta promotrice lei stessa dell'iniziativa del museo. Quindi è lì per quello che bisogna che si dice sempre, bisogna lavorare sulla community, perché nel momento in cui tu hai la community, poi puoi portare avanti delle iniziative ad hoc di crowdfunding che possono avere successo. Se non hai la community con cui interagire, diventa veramente difficile lavorare. Però di fatto, se tu ci pensi, anche quando fai direct marketing, devi partire da una base di potenziali di prospect o già di donatori che hai profilato e dici: io mi rivolgo a loro. E qua più o meno è simile, però qui ragioni su dinamiche web, là era dinamiche più tradizionali. Però il discorso è un po' quello. Allora, qui allora vi volevo avvicinare, visto che, diciamo, già il crowdfunding è un concetto nuovo, un concetto che è un po' ancora diverso da questo, che è il concetto del personal fundraising, che, come diciamo noi, è un'estensione di fatto del crowdfunding. Perché mentre fare crowdfunding significa io, organizzazione non profit, mi rivolgo alla mia community, quindi di sostenitori, di donatori o di potenziali donatori, e chiedo a loro di contribuire insieme a me, di mettere per sostenere un determinato progetto, chiedendo loro una donazione. Nel caso del personal fundraising, io non mi limito a dire: ok, tu sostenitore che mi hai sempre donato 10 euro, quest'anno donami ancora 10 euro, oppure tu potenziale sostenitore fammi una donazione a 10 euro, ma ti dico: tu perché quest'anno non diventi promotore in prima persona della mia buona causa e porti avanti una campagna di raccolta fondi
per la mia organizzazione? Quando io ti do delle opportunità, c'è la maratona, vuoi correre e raccogliere fondi per me? Oppure c'è, è il tuo compleanno, quest'anno festeggialo in modo diverso, fai una raccolta fondi per sostenere la mia, il mio progetto. Quindi chiedi ai tuoi amici di fare una donazione per questo progetto invece di farti un regalo. Piuttosto che a Natale, invece di fare N regali, fai una campagna di raccolta fondi per questo progetto. Quindi trasformare i miei sostenitori attivi in piccoli fundraiser che ci metteranno la faccia e chiederanno una donazione alla mia cerchia, alla loro cerchia sociale. Quindi io ho l'opportunità di esporre il mio brand, la mia buona causa, a una cerchia che non mi conosceva, che magari molto probabilmente non ha mai donato per me e che donerà semplicemente sulla base della fiducia, del legame di fiducia che si è instaurato tra loro e il mio sostenitore attivo, che quindi che si fa promotore della mia buona causa. Sarebbe il people raising. Diciamo, people raising è finalizzato al volontariato, no? Qua è io, diciamo così, ho già... Sì, no, io ho già i miei sostenitori e i miei sostenitori più vicini... Sì, cioè chiedo a loro, quelli che mi sono sempre, che mi hanno sempre sostenuto, quindi quello zoccolo duro, diciamo così, chiedo a loro di non limitarsi a fare una donazione, ma di diventare fundraiser in occasione di un momento speciale della loro vita. Quindi, come? Di far fare una donazione. Sì, esatto, quindi di fare la famosa colletta online, cioè di dire ai loro amici di fare una donazione, quindi la colletta, io ti chiamo così, la colletta online, cioè... Quello che noi, non so, penso che tutti abbiamo fatto una colletta nella nostra vita, andare a chiedere soldi per un progetto, per una cosa all'oratorio, piuttosto che non so cosa, questa più o meno è la stessa cosa, però utilizzando il web, che ci permette quindi di massimizzare la nostra resa, perché io ho l'opportunità di raggiungere amici che sono vicini e lontani a me, non necessariamente solo persone che sono... che vedo tutti i giorni, come avrei potuto fare se faccio una colletta e basta. Posso arrivare a persone che magari abitano, non so, in Sicilia piuttosto che a Milano e che non vedo sempre e che invece per me, per la mia buona causa, decidono di donare. Come? No, ci sono delle persone che hanno fatto raccolta fondi in occasione del matrimonio. Una coppia sì. Ha fatto così la raccolta fondi e noi abbiamo avuto la donazione. Vedi. È una cosa buona. Esatto. Quindi, no, ci sono anche quelli, compleanno abbastanza. Sì. Ma soprattutto quello che... Anche i funerali. Che noi... Com'è? Anche i funerali. No, quello è un'altra cosa che... si sta esplorando. Brava. Sì. Anche lì ci sono, cioè ce ne sono stati già 3 o 4 casi sul nostro sito che l'hanno fatto. In occasione di... Quello è una cosa importante, anche quella. Una signora l'ha fatto addirittura per l'anniversario di morte del marito. L'ha raccolto adesso, non so, ma comunque quasi 5.000 euro, una cosa così. Quindi le opportunità sono infinite. Poi quello che funziona molto... su Rete del Dono è il discorso legato allo sport, poi vedremo i nostri casi di sport, quello è diciamo così, l'ambito in cui noi abbiamo sviluppato più competenze e una maggior raccolta fondi, perché la solidarietà si sposa molto bene con lo sport e quindi poi è un settore, soprattutto quello delle gare podistiche, in cui già gli individui sono sensibili a queste dinamiche perché già ne hanno sentito parlare, all'estero funziona molto, cioè Maratona per esempio di Londra è uno dei più grandi casi di raccolta fondi in occasione della Maratona, avevano raccolto l'anno scorso 47 milioni di sterline per dirvi. Quindi loro, cioè tu devi, sostanzialmente è impostato in un modo la Maratona di Londra per cui le charity sono così forti che si comprano tutti i biglietti. Prima, tipo in giro di un mese, li hanno comprati tutti e poi tu, se ti vuoi iscrivere, o sei un top runner oppure
compri il tuo pettorale da Maratona di Londra, da Le Onlus, che fanno parte di certi programmi Maratona di Londra, e paghi un pettorale, guarda, quella più sfigata, tra virgolette, ti chiede 800 sterline. Wow. Quindi tu devi fai raccolta fondi, così, col personal fundraising, per questa Onlus, che ti poi ti dà il pettorale gratis. Beh, te lo do. Te lo regala, così. Però... una donazione libera, minima. Liberale, proprio, venuta dal cuore. 700 sterline. Esatto. Quindi questa è un po' la dinamica. Va bene, così poi faccio vedere un video, così vi dà una botta di vita. Allora, tornando al discorso del nostro personal fundraising, che vi dicevo prima, metterci la faccia, quindi l'importante, poi vi farò vedere i casi di successo che abbiamo avuto, insomma, quest'anno, con alcune persone che si sono spese e anche singolarmente hanno raccolto, non so, tipo il nostro top personal fundraiser, che ha vinto anche l'award, ha raccolto 15.000 euro da solo, quindi lui ha attivato, ha iniziato con un obiettivo di 500 euro, è arrivato a 15.000. Però è riuscito in modo molto lentamente, è riuscito poi attaccando delle sfide interessanti, poi vi racconterò della sua sfida, però è arrivato a questa cifra, quindi chiaramente è possibile, però ci vuole, come ho messo qua, che ho messo i tre ingredienti del perfetto personal fundraiser, chiaramente, come dicevamo prima, il discorso della fiducia, quindi devi interfacciarti e chiedere a delle persone che credono in te, e quindi tu sei un punto di riferimento di cui le persone hanno fiducia in te. Cuore, chiaramente, credo nella causa che sostengo e sono in grado di coinvolgere anche i miei amici e di fare in modo che anche loro donino. E poi metodo, perché se non c'è il metodo, anche un'iniziativa di successo, o che potenzialmente può essere di successo, non arriva a buon fine, non arriva a raccogliere fondi, perché non c'è metodo. E infatti un altro dei nostri, questa cosa ci ha fatto veramente ridere tutti, un altro dei nostri top fundraiser, che ha vinto in occasione di Maratona di Milano, lui ha raccolto 13.000 euro, che anche comunque lui sono, quando è venuta alle premiazioni è stato molto simpatico, perché ha detto, sapete qual è il trucco per essere un buon personal fundraiser? Lui dice, si scrive AIC, che significa alza il culo, che vuol dire autodisciplina, impegno e commitment e coinvolgimento, che è verissimo. Cioè, dice, se tu non ti impegni, non ti per la causa, quindi non ci metti la faccia, non chiedi alle persone, non vai da nessuna parte, cioè quella roba lì è fondamentale per raccogliere fondi. Quindi e poi autodisciplina, lui dice, quindi il famoso metodo che c'è qua. Cioè, se tu non hai metodo nel tuo approccio alla raccolta fondi, perché di fatto anche la raccolta fondi dell'individuo diventa, diciamo così, non so come dire, come una piccola campagna di raccolta fondi di un fundraiser, no? In cui tu la devi strutturare per fare in modo che dia dei risultati, altrimenti non funziona. Quindi anche quello è importante. Per esempio, qua posso farvi vedere, giusto per rendere il tutto meno monotono, sempre un video che abbiamo fatto ai nostri runner quest'anno in occasione di Maratona di Milano, in cui abbiamo intervistato tra l'altro anche il pediatra, che è appunto quello che ha raccolto 13.000 euro, e che comunque è interessante quello che dice, secondo me vale la pena ascoltarlo, che è qua. Vediamo se riusciamo. Bel lavoro di redazione. Sì, no. Abbiamo, guarda, dei ragazzi bravissimi, ci costano pochissimo. Scusate. È la terza volta che lo faccio, anche se non sono una runner, ci tengo a specificarlo, sono solo una mamma e sostenitore dell'associazione Una Onlus, che fa parte del charity program di questa grande manifestazione. Io ho un mio gruppo storico consolidato con cui faccio la staffetta, che è intitolata dove del mio amico Thomas. Corriamo sempre insieme e facciamo proprio per Thomas, che
è mancato 4 anni fa per un tumore pediatrico. È un'occasione veramente unica per unire i nostri amici, le persone anche lontane che con un piccolo gesto possono dare una mano e unirsi in questa occasione, raccogliere fondi e far conoscere al mondo le varie cause, perché non ci siamo solo noi, ci sono tantissime altre charities che lavorano, si danno a fare, si vogliono far conoscere, si vogliono far notare, perché tutti hanno qualcosa da dire, delle storie da raccontare e soprattutto persone da aiutare. Questo mondo del volontariato di Milano, questa associazione che si chiama Change Onlus, questa è stata un'occasione per mettere a frutto tutte quelle conoscenze che nella mia vita professionale e personale ho avuto modo di sviluppare, quindi una rete di conoscenze molto ampia. Tutte le iniziative che vuoi che riescano hanno bisogno di due elementi fondamentali secondo me. Il primo elemento fondamentale è il cuore. Le cose hanno successo se tu le senti, se queste cose sono dentro di te e sai che le stai facendo con onestà, con generosità, però se hai solo il cuore, qualche volta questa iniziativa rischia di restare nel nulla, di restare un'idea senza che poi si concretizzi. Quindi insieme col cuore devi mettere il metodo. Quello che loro hanno condiviso con noi. Niente, questo qua erano la nostra home page, campagna sui vari festeggiamenti, ma un po' vi ho già spiegato prima cosa si può fare in occasione di cosa, quindi la salto. Io però spengo una di queste luci perché sennò... No, è giusto per la riprese. Ah, ok. Perché non si vede... Magari non si vede niente. Possiamo provare solo queste due di sopra. Posso? Perché veramente diventa peggio di prima, mi sembra. Così? Si può? Sì. Sì, sì. Sì, okay, sì, lasciamo così. Allora, diciamo, che cosa offre, diciamo, la piattaforma Rete del Dono, quei servizi che offre alle Onlus e ai fundraiser che raccolgono fondi su Rete del Dono? Quindi, chiaramente la registrazione e la promozione di tutti i progetti gratuita sul sito, quindi nel sito ci sono due aree, un'area che è dedicata all'ONP dove loro possono caricare il loro progetto di raccolta fondi e un'area invece dedicata ai fundraiser che sono appunto, come dicevamo prima, i sostenitori di una buona causa che decidono di aprire un'iniziativa di raccolta fondi in occasione di un momento speciale della loro vita. Quindi nel momento in cui loro aprono la loro iniziativa di raccolta fondi, il sistema li guida alla scelta dell'organizzazione non profit che loro decidono di sostenere. In questo modo, al di sotto della pagina dell'organizzazione, adesso vi farò vedere, compare la loro iniziativa. Quindi adesso vi faccio vedere praticamente così. Per esempio, io non so... Per esempio questa era la Onlus, questa è la pagina progetto dell'organizzazione non profit in cui c'è il titolo del progetto, quindi che cosa si vuole fare con i fondi che verranno raccolti, l'obiettivo di raccolta fondi che si è data all'organizzazione, quindi in questo caso si erano dati 15.000, quanto è stato raccolto e il numero di donazioni.
che sono state fatte su questo determinato progetto. E poi vabbè, c'è anche la rotella della percentuale che fa vedere quanto è stato raccolto rispetto in percentuale. Sì, no, è andato di più, cioè ha raccolto più dell'obiettivo. E dove va? All'organizzazione. Cioè, poi tanto in ogni caso l'organizzazione ha sempre cioè il progetto aveva stanziato tipo 15.000. Tu fai conto le spese relative anche solo tra il 5% che l'organizzazione non profit, diciamo, Rete il Dono fattura il 5% di quello che viene raccolto per utilizzo della piattaforma. Quindi da questo il 5% verrà comunque riconosciuto a Rete del Dono. Poi ci sono quel 4% circa, perché alla fine è un 9% di spese complessive per le spese bancarie. Quindi comunque questo contribuirà sicuramente anche a pagare le spese relative alla raccolta fondi e poi altre iniziative, per cui chiaramente poi è l'organizzazione che rendi conto con i suoi donatori, i fondi raccolti, però se uno supera l'obiettivo, ben venga, cioè vuol dire che ha più soldi che possono essere poi destinati o ad altre cose all'interno dell'organizzazione stessa, se l'obiettivo per il progetto è stato raccolto, o a fare qualcosa in più per questo determinato progetto. Quindi poi qua c'è il widget, quindi l'opportunità ad esempio per l'organizzazione non profit di mettere all'interno del proprio sito, per esempio, se ha un sito, di un blog, se ha il blog, questo widget, che è sostanzialmente uno strumento digitale che permette la raccolta fondi. Quindi sostanzialmente un visitatore del sito, un vostro utente, un vostro sostenitore che legge il sito e vede questa iniziativa, se vuole, cliccando sul pulsante donazione, può fare la donazione, viene reindirizzato al sito di Rete del Dono e fa la sua donazione normalmente. Quindi questa è la pagina in cui viene descritto il progetto, eccetera, eccetera. Poi in fondo vengono elencate tutte le donazioni dirette che sono state fatte su questo progetto, per il progetto in generale, e poi vengono anche messe in evidenza le iniziative personali dei vari fundraiser, cioè delle persone che hanno deciso di fare personalmente raccolta fondi per quel determinato progetto. Quindi qua avevamo 3 persone che hanno fatto raccolta fondi per questa iniziativa personalmente. E poi ci sono state una serie di donazioni one off, come dico io, cioè occasionali sul progetto, date da crowdfunding puro che è stato fatto dall'organizzazione. Quindi non erano, diciamo, indirizzate a una persona per la raccolta fondi di una persona in particolare, ma semplicemente per il progetto. Quindi da qua si vede chi ha contribuito e poi, volendo, si può andare cliccando sul tasto approfondisci sulla pagina individuale di raccolta fondi di ogni singolo individuo. E quindi anche qua vedere la sua pagina, eccetera, le donazioni che ha ricevuto, poi c'è il link diretto alla pagina della Onlus e poi chiaramente anche il fundraiser ha l'opportunità di mettere Luigi se ha un blog, per esempio, nel suo blog, quindi dare visibilità all'iniziativa che lui sta facendo anche nel suo blog o in qualsiasi altro, diciamo così, spazio virtuale che lui abbia personalmente aperto. Questi soldi vengono, cioè come funziona, viene fatto praticamente un collegamento tra il conto bancario dell'organizzazione? Cioè come funziona, dove si versano questi soldi, direttamente sul conto bancario dell'organizzazione oppure c'è Rete del Dono che poi smista? No, allora è la seconda opzione, ovvero Rete del Dono raccoglie, diciamo così, le donazioni per le Onlus beneficiarie, no? Perché comunque ogni iniziativa è legata, quindi ogni iniziativa di ogni fundraiser è legata a una Onlus, quindi e ogni, diciamo, anche donazione occasionale è sempre a favore di una Onlus. Quindi sostanzialmente dal back end di una Onlus si evince quanti fondi sono stati donati a sostegno di questa Onlus. Rete del Dono gira il donato al netto delle spese bancarie, solo bancarie, semplicemente perché PayPal ci gira il netto, si tiene già i costi relativi all'utilizzo della sua piattaforma. Noi giriamo il netto dalle donazioni alla Onlus beneficiaria
e a seguire fatturiamo il 5% alla Onlus, che poi ce lo, a seguire ce lo sul netto, no scusami, sul, sì, sul netto. Quindi a seguire la Onlus ci paga poi il 5%. Il 5%, sì. È chiaro? Sì, 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 sì. Ma ci scriviamo subito. È una fattura, purtroppo. Siamo obbligati. Però la cosa che mi lascia perplessa sono le cifre. In che senso? Lì c'era costruire, cos'era? No, costruire, realizzare un poliambulatorio, un ambulatorio in Madagascar, 17.000 euro. Ma io ho attrezzato un ambulatorio in Angola, ma per attrezzare le attrezzature hanno dei costi che non è che sono in Madagascar costano meno che da altre parti. Io non sono un'esperta perché non sono un medico, però penso che un ambulatorio pediatrico abbia, possa essere standard con delle spese. Era un ambulatorio, era solo un ambulatorio pediatrico. Io ho visto centro ottico oftalmico, avevo dato uno sguardo. Non lo so, adesso centro ottico oftalmico. Diciamo che noi diciamo il garante di questo è l'organizzazione non profit, anche perché Reti del Dono non può farsi garante di no, quello no, che no, l'organizzazione ma non profit dice. Se loro mi dicono costa 15.000 euro, io do per scontato che questo è quello certo. Loro. La parte del crowdfunding infatti era integrata. Cioè, poi primo bisognerebbe capire, per esempio, questo progetto quanto complesso è, cioè, perché un ambulatorio pediatrico secondo me può essere una roba standard dove con 1.000 euro uno mette in piedi al mese, piuttosto che invece una cosa complicata con degli strumenti che può essere solo ambulatorio di consulenza dove tu hai due pediatri. No, ma poi costruiscono, realizzano le mura, alzano le mura, oppure solo sì, trovare una stanza. Quindi questo diciamo che dipende dai, giustamente, dai progetti, sì. Quindi onestamente non lo so, bisognerebbe capire. Poi Rete del Dono è uno dei canali di raccolta fondi, pertanto se è un laboratorio molto sofisticato, io onestamente non lo so, magari loro hanno altri canali con cui hanno raccolto fondi per coprire i costi di questa cosa. Quindi diciamo l'ambulatorio pediatrico poteva essere una parte del progetto completo, globale, cioè poteva che sia più complesso. Onestamente io adesso dovrei rileggerlo, visto che noi abbiamo, adesso poi vediamo il numero dei progetti, io non so il dettaglio del progetto, dovrei andarmelo sì, a rileggere no, ogni no, volta. No, era una curiosità. Io mi affido alla buona causa dell'organizzazione. Era una curiosità mia, perché sì, sono sì, le cose che noi facciamo, ma i costi non sono quelli. Sì, ma dipende cosa fate. Sì. Cioè, perché appunto un ambulatorio pediatrico per me vuol dire tutto e vuol dire nulla. Sì. Cioè, perché poi dipende se io ho uno strumento elettronico di grande, diciamo, non so come dire, molto sofisticato oppure no. Quindi sì, 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 senz'altro è una parte di un progetto più ampio, perché può darsi. Arriva il bambino in Madagascar, arriva il bambino con la malaria, non è che non gli fai l'analisi per vedere se c'ha la malaria, cioè mica lo mandi da un'altra parte, ti arriva lì, devi avere tutto. Vabbè. Non lo so, però sono certa che se scrivete a Onlus alla Onlus a Change vi spiegano tutto, sì, sì, che sì, sono certo, molto bravi, quindi ok. No, ci scriviamo subito a no, 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 devono essere delle organizzazioni non profit, poi che siano Onlus o no per noi è irrilevante, l'importante è che tutte le organizzazioni che si registrano sulla Rete del Dono siano delle non profit. Non possiamo avere i progetti profit su Rete del Dono, perché Rete del Dono nella mission fa solo organizzazioni non profit. Poi invece ci sono, e per esempio fa mix sia profit che non profit, poi adesso non ricordo bene quali altri in Italia fanno mix, però ce ne sono. Allora, poi qua io vi ho analizzato un pochino di case history per farvi capire un pochino la dimensione della raccolta fondi all'interno di Rete del Dono, di cosa ci occupiamo in particolare, e di la, diciamo così, diciamo che la nostra nicchia chiaramente, perché la parte più, diciamo, più in cui, diciamo così, noi abbiamo deciso per una serie di motivi strategici di posizionarci
perché diciamo, ad oggi in Italia lo sportivo è la persona che è più diciamo, vicino al concetto della solidarietà, anche perché gli sportivi spesso fanno attività anche all'estero, dove questa pratica del personal fundraising, della raccolta fondi legata a un evento sportivo, è molto diffusa. Quindi quando noi parliamo a loro di queste cose, loro già le conoscono, sono già stati diciamo così, avvicinati a, questo modo di lavorare, per cui è più facile lavorare con loro e di solito i risultati sono più interessanti. Per cui abbiamo iniziato a sviluppare le nostre competenze nel settore sport. Quindi ad oggi la maggior parte della raccolta fondi è fatta dai personal fundraising runner, che hanno aperto una pagina di raccolta fondi in occasione di un evento podistico. Di solito sono le maratone, ma poi altri eventi podistici, non so, la mezza maratona, anche questi sono abbastanza, funzionano abbastanza bene. Poi abbiamo iniziato a fare delle attività con il nuoto, perché in Italia esiste un evento che si chiama Nuotathon, che è iniziato piccolo comunque in Liguria e che sta con l'obiettivo di crescere e di espandersi, in cui appunto si fa sostanzialmente delle piccole gare di nuoto legate a delle associazioni, quindi poi vengono ingaggiate delle associazioni locali. E poi anche la bicicletta sta funzionando abbastanza bene, abbiamo iniziato a collaborare con Mapei Day, che è un evento aziendale organizzato da Mapei, che è una grande azienda di vernici, che tutti gli anni organizza a luglio il Mapei Day vicino a Sondrio, in Valtellina, a Bormio in particolare. Fanno tutta questa gara che è mix, in realtà è mix bici, maratona, ski run, un po' di tutto. Sì, roller ski forse addirittura, comunque una... E quindi legato a questo facciamo sempre, abbiamo fatto l'anno scorso la prima edizione del Mapei Day, quest'anno la ripetiamo di nuovo. E poi c'è anche la maratona delle Dolomiti, che si farà sempre quest'anno a fine, sempre bici qua. Questo diciamo che è l'evento più importante per gli amatori della bici, diciamo, in Italia sicuramente. Diciamo, il profilo del personal fundraiser su Rete del Dono, come vi dicevo prima, sempre per questo discorso di diciamo così, che comunque lo sport è di dominio dell'uomo, comunque la maggior parte, cioè sono superiori gli uomini, 56% rispetto alle donne, un pochino, stiamo iniziando anche a sviluppare delle attività con le aziende che vengono coinvolte, anche loro soprattutto in occasione degli eventi sportivi, facendo dei programmi ad hoc di solidarietà e di raccolta fondi. Quindi vabbè, qua l'ho già detto, bici, sono cose più importanti. Allora, poi i numeri in termini di personal fundraiser, che cosa sono stati raccolti, diciamo, rispetto a questi due anni. Come vi dicevo, su Rete del Dono in due anni abbiamo raccolto 500.000 euro di donazioni, diciamo, in generale rispetto al mercato del crowdfunding. Se noi vediamo a livello internazionale le cifre sono veramente molto basse, però rispetto all'Italia e al mercato italiano sicuramente noi siamo quelli che hanno raccolto più fondi. Perché comunque le cifre sono ancora modeste. La raccolta fondi su Rete del Dono, quindi 365.000 euro, arriva da attività di raccolta fondi personali, cioè portate avanti da dei fundraiser che hanno deciso di sostenere una Hollus in occasione di un momento speciale, quindi soprattutto sport, però poi stanno appunto nascendo anche altre situazioni tipo compleanni, come vi dicevo, festeggiamenti di varia natura. Ad oggi sono registrati sul portale più di 1.000 fundraiser, più o meno. Le iniziative che hanno raccolto almeno 50 euro, io ho messo solo queste, quindi altri progetti diciamo sono di più, però quelli che hanno raccolto almeno questa cifra sono ad oggi, questi sono i dati di maggio, comunque 498, e la raccolta media per fundraiser è circa 700 euro, quindi bene o male ogni fundraiser che, diciamo così, parte con la propria iniziativa. Ci sono poi situazioni minime in cui si raccolgono circa 200 euro, però se uno un minimo legato alla causa che sta sostenendo, arriva a raccogliere questa cifra di 700 euro. E il 30%, diciamo, per quanto ci riguarda, delle iniziative ha raggiunto e ha superato l'obiettivo di raccolta fondi.
su tutte quelle che vengono lanciate sul portale dei personal fundraiser. Una domanda? Se non si raggiunge l'obiettivo non si fa la donazione? No, sì, no. Allora, sulla la forma che, della nostra piattaforma, che noi giriamo qualsiasi cifra venga raccolta, ok? Poi è l'organizzazione non profit che si deve occupare di raccogliere il resto attraverso altri canali. Quindi di base le organizzazioni si impegnano su diversi canali per raccogliere fondi, non è che fanno solo rete del dono. Siccome gli altri portali funzionano appunto che... No, non cioè, tutti, cioè quelli di solito quelli di crowdfunding profit sono all or nothing, quindi se non hanno raccolto tutti ti restituiscono tutto, ok? Invece quelli diciamo non profit di solito sono quasi tutti come il nostro. Cioè, per dire, quello che raccogli riesci porti a casa. Sì. In Italia, che io sappia, sono tutti così. Non ce n'è uno che ti restituisce i soldi. Tu poi trovi altre forme per arrivare al tuo obiettivo di raccolta. Okay. Che può essere anche l'iscrizione su canali. Sì, puoi fare, cioè, diciamo, l'uno può investire. Poi, onestamente, secondo me non ha senso avere lo stesso progetto su più piattaforme. Quando io intendo più canali vuol dire che tu fai un po' col web, con il crowdfunding, un po' magari con l'aiuto delle aziende, un po' usi tu le altre forme di raccolta fondi che hai a disposizione, i tuoi canali. Però visto che comunque se uno non raggiunge l'obiettivo è perché non si è mosso bene sul web, non perché la piattaforma non funziona, quindi vuol dire che non ha lavorato sul web. Per cui tanto vale quando lavori che usi uno strumento, cioè per un progetto usi quello, se hai un progetto che devi finanziare. Se invece non hai una determinata iniziativa, vuoi fare delle raccolte fondi random per tappare i buchi, allora sì, puoi seminare così a pioggia, diciamo. Dipende un pochino dalla strategia. Poi, allora, qua vi ho messo invece i risultati globali in questi 2 anni di attività con, diciamo così, la raccolta che è stata fatta. Quindi, la raccolta fondi è stata di 500.000 euro, come dicevo, le ONLUS, le organizzazioni non profit che si sono registrate ad oggi sono circa 377, i progetti attivi che hanno raccolto almeno 300 euro, gli altri non li ho neanche inclusi perché tanto vuol dire che non hanno fatto nulla, cioè o comunque che non si sono impegnati, sono stati 155. La donazione media è di quasi 48 euro, che questo è interessante perché comunque è in linea con i dati della Doxa, che è della donazione media online, che è comunque interessante perché è 48, quindi è pazzesco, proprio i dati tornano. Il 12% dei progetti hanno raggiunto l'obiettivo, oppure superato l'obiettivo, per darvi un'idea. Su di noi il numero di donazioni che abbiamo raccolto sono 10.000, quasi 500, 350 il numero di donazioni. Chiaramente nel 2001, da giugno 2011 al dicembre 2012 abbiamo raccolto 220.000 euro, poi in questi primi, diciamo, 4 mesi e mezzo, cioè da gennaio a metà maggio abbiamo raccolto 280.000 euro, quindi comunque chiaramente si vede che lo strumento sta cominciando ad essere utilizzato di più, meglio, in modo più, diciamo così, anche redditizio, sia per noi che per le ONLUS stesse. Quindi abbiamo raccolto 280.000 euro in questi primi mesi dell'anno. Poi un altro dato che magari può essere di interesse anche per voi è la crescita dell'utenza in questo periodo, quindi chiaramente io avevo fatto un esempio, chiaro sembra di meno, però considerate che è su 4 mesi e mezzo, mentre l'altro è su 1 anno e mezzo, quindi chiaramente sono diverse le cose, però questo per farvi vedere che comunque sia le ONP che si sono registrate, sono appunto 97 da gennaio a metà maggio, rispetto alle 280 che avevamo precedentemente. Anche i personal fundraiser sono aumentati. Ah, è sparito un numero lì, mi dispiace. Cioè la
azzurro, il colore azzurro significa? Giugno, dicembre 2012. Un anno e mezzo. Scusate, ma sono spariti due numeri, poi li ricordo, non so dove sono finiti. Poi, quindi vabbè, anche le iniziative dei personal fundraiser, quello è carino, erano, sono state 256 le iniziative rispetto ai 242 dell'anno prima. Quindi comunque, insomma, c'è un incremento che... Chiaramente anche le nostre partnership con gli eventi sportivi sono aumentate, da 13 che sono state il primo anno e mezzo a 18 ad oggi. Quindi. Poi la donazione, sì, come vi dicevo prima, vedete la donazione media è stata, questo, ho preso diciamo, questo intervallo perché è da febbraio che noi abbiamo, anzi no, era dopo, sì, da febbraio, del bonifico, sì, perché a febbraio abbiamo inserito l'opzione bonifico perché prima non esisteva su Rete del Dono, quindi... quindi in questi due mesi, da febbraio ad aprile, la donazione media è stata circa 48, poco di più. La donazione media del bonifico è stata di 400, perché anche lì comunque essendo un minimo di 200, di solito alla fine la maggior parte dei bonifici erano sui 500 euro circa, quindi comunque. E poi donazione media di PayPal è 43,9. Anche lì in Italia ad oggi chi ha l'account PayPal sono molto pochi. Ancora, la maggior parte non ce l'ha, vuoi perché non è abituato, non si fida, non so ancora bene, però chi di voi ha un account PayPal? Giusto per me? Ah, due. Lo usate? Sì. Io lo uso sempre per dire, ce l'ho, lo uso sempre, per me è fondamentale, però tu lo usi? Tutto? Sì, sì, no, per dire. Perché che non sono PayPal. No, il gateway di pagamento sarà PayPal, no? Anche. Perché non si prende niente, no. La donazione pura è netta. PayPal si prende sempre la sua percentuale. Appunto. Con la prepagata invece si no. E quindi non usi PayPal? No. Sì, sì, no, quindi non avevo capito. Ho capito, scusate, che usavi la prepagata su PayPal. No. Sì, sì. Che carico di 50, cioè come la PayPal, solo che è della banca, del mio conto bancario, quindi... Ma tanto se acquisti PayPal non hai in imposte, No, tu non hai niente, è la banca che paga, cioè tu utente non hai dei costi, cioè tu come, tu come persona, però individuo... arriva di meno, ecco perché... Sì, certo, cioè se doni... Sì. 50 euro... Sì, è certo, è ovvio. Invece con la prepagata... Non lo sapevo onestamente, no. Che con la prepagata è come se tu facessi un bonifico? Sì. Ah, interessante. Per esempio io non lo so più. Io pure per questo non lo so. Io vabbè, perché andare a caricare tutte le volte la carta penso che non mi ricorderei mai. Sei sito online. Sì, ma devi ricordarti, se tu sei in giro e fai delle spese. Anche a banco si può caricare. Non so, io per pigrizia mentale, perché così non devo pensare a niente, cioè ho tutto pronto, lo faccio. Alla fine probabilmente per quello, non so, non l'ho mai considerata la prepagata, non so perché, così forse perché abitudine. Quindi tutti sì. Sì, sì, forse per quello, giusto, quando ce l'hai lo usi, esatto. Vabbè. Poi il tipo di donazione, quindi 10% bonifici, però vabbè, diciamo che non è, sono dati di due mesi, quindi... Magari avranno più significato quando li vedremo tra un anno, no? Da quando sono stati implementati. Per ora è un po' limitante. Comunque, per darvi un'indicazione, il resto con PayPal. Poi stiamo tentando anche di introdurre altri gateway di pagamento in alternativa a PayPal. Com'è? Quello che si clicca è fatta la donazione con il click. Sai che non lo so cos'è quello? No, sono iniziative quelle, non sono gateway di pagamento, sono iniziative pay per click. Ah, ok. Sì, quindi no, non lo so, quello è un'altra cosa probabilmente, cioè non devi dare i tuoi dati, non so come prendi i tuoi dati, perché se fai solo one click non prendi i tuoi dati, quindi non sei tu a donare, ma se fai il click l'azienda che ha messo il coso è lei che dona,
ovvio, sì. Sì, cioè se, sì, come per il Moreno, quello che aveva quell'altro, one click donation, che tu facevi il click, però di fatto era Renault che ogni volta che c'era un click donava un euro, quindi tu come donatore non doni, cioè fai in modo che l'altro doni per te. Sì. Ah, ecco, poi questo qui vi ho diviso per farvi un'idea della, diciamo così, della distribuzione delle ONP che sono registrate su Rete del Dono, dei settori in cui operano. Quindi la maggioranza, come potete vedere da questo, da qui non vedo i numeri, quindi devo guardare qua, la maggioranza sono salute, ricerca e cooperazione e sviluppo. Diciamo cooperazione e sviluppo è 32%, salute e ricerca è il 27%. Poi a seguire assistenza sociale e disabilità, che entrambi sono sul 16%, poi abbiamo arte e cultura 6% e 3%, invece ambiente e protezione animali, come distribuzione ad oggi della maggioranza, che è un pochino anche in linea con, se avete visto prima, voi non c'eravate, forse solo lei non c'era, però la distribuzione delle donazioni fatte dall'osservatorio del fundraising online, in testa c'era sempre assistenza sociale e cooperazione e salute. Sì, erano tra i top, quindi più o meno alla fine sono sempre quelle che sono un po' dappertutto e che raccolgono di più. Allora, poi qua vi ho messo un pochino in luce, cioè per cercare di farvi presente un pochino le case history, cioè che noi, quindi le attività che come Rete del Dono abbiamo portato avanti in questi mesi, che ci hanno aiutato un pochino a sia a raggiungere più onlus, sia a raggiungere anche un numero di diciamo così di fundraiser sempre maggiore. Quindi abbiamo fatto delle partnership con, appunto, con Maratona di Milano, perché sia Maratona di Milano, in questo caso abbiamo messo il caso di Maratona di Milano, però anche Maratona di Roma, hanno impostato già da alcuni anni il Charity Program, che è praticamente un'iniziativa che consente a tutte le onlus del territorio italiano di partecipare al Charity Program come charity autorizzata ad essere scelta dai runner. Nel caso di Maratona di Milano possono i runner, perché Maratona di Milano è strutturato in questo modo, facciamo un passo indietro se non capite, ci sono due, diciamo così, eventi sportivi all'interno della maratona, c'è la maratona pura di 42 km e poi Maratona di Milano ha inserito la staffetta, che è una maratona sostanzialmente però a 4, quindi 4 persone fanno 42 km, sostanzialmente circa 10 km a testa. Quindi le organizzazioni non profit hanno l'opportunità di iscrivere loro direttamente i runner che vogliono partecipare alla staffetta e Maratona di Milano riconosce a loro 10 euro per runner se partecipano al Charity Program. E poi chiaramente i runner hanno anche l'opportunità, appunto, di fare raccolta fondi usando Rete del Dono. Per cui da circa 3 anni è in piedi il sistema di Maratona di Milano, mentre Maratona di Roma, stessa cosa, anche loro diciamo così, chiedono alle onlus di partecipare e offrono ai runner l'opportunità di avere in dono sostanzialmente il pettorale se fanno raccolta fondi per una delle organizzazioni non profit iscritte al Charity Program. Quindi, diciamo così, per l'organizzazione non profit sicuramente il Charity Program è un'opportunità in più, da un lato di visibilità, perché comunque è l'opportunità di essere presenti in tutte le comunicazioni fatte da Maratona, sia di Roma che di Milano, sul sito di entrambe le istituzioni, e poi anche essere presenti al Charity Village durante i giorni della Maratona, all'arrivo, eccetera. Quindi un'occasione di visibilità, ma anche una grande opportunità di raccolta fondi, che alcune organizzazioni non profit stanno decisamente sfruttando, altre invece, vuoi per mancanza di risorse o per mancanza di tempo, non hanno avuto modo di sfruttarla al meglio, quindi per loro è diventata più un momento di visibilità verso i propri pubblici di riferimento che di vera e propria uso della raccolta fondi.
Quindi noi appunto lavoriamo insieme a Maratona di Milano e questi vi ho riassunto qua un pochino i risultati per farvi vedere che cosa è successo in occasione di Maratona di Milano e un pochino per darvi idea dei numeri. Diciamo che quest'anno hanno partecipato al Charity Program circa 140 ONLUS, però poi di fatto solo 70 si sono registrate su Rete del Dono e hanno deciso di portare avanti un'iniziativa di raccolta fondi. Queste due, diciamo, c'è stata una media di due runner che hanno aperto una pagina di raccolta fondi per ONLUS e la media delle donazioni raccolte per ogni ONP era quasi 2000 euro, 1870 per darvi un'idea. Il dato interessante, e da un lato interessante e dall'altro per certi aspetti un po' così scoraggiante, è che il 57% della raccolta fondi è stata fatta da 10 ONLUS. Quindi su 70, immaginate, gli altri 60 hanno fatto il resto, per cui vuol dire che il loro raccolto è stato veramente esiguo, mentre le prime 10 sono quelle che hanno raccolto di più in assoluto. Quindi hanno sfruttato al meglio, diciamo, l'evento come momento di raccolta fondi, non solo di visibilità. E queste sono quelle. Infatti nell'articolo, non so perché abbiano scelto il MOSCI, probabilmente perché, non lo so, però nell'articolo di adesso le 24 ore, che se volete poi vi giro, quello facevo vedere prima sulla raccolta fondi web, c'è una sezione dedicata al personal fundraising e al caso del MOSCI, tra i tanti che, forse perché loro sono stati, forse questo è il motivo, è questo MOCI, è questa organizzazione, il Movimento per la Cooperazione Internazionale, che loro circa in un mese hanno raccolto, se non erro, forse 12.000 euro, una cosa così, forse perché sono stati più veloci, nel minor tempo possibile hanno raccolto i fondi, perché l'altro ha raccolto più fondi, però forse si sono attivati prima, non erro, forse per la rapidità con cui hanno raccolto fondi. Quindi in totale abbiamo raccolto, diciamo che ad oggi siamo arrivati a 140.000, questa era l'infografica che abbiamo fatto a fine aprile, quando abbiamo fatto gli award di Milano City Marathon, quindi è passato un mese, quindi grosso modo siamo arrivati a 140.000 euro in occasione di Milano City Marathon. 1.800 sono le donazioni, il numero di donazioni raccolte, il valore medio di ogni donazione è circa 70 euro e 25 le donazioni mediamente ricevute da ogni organizzazione non profit, per darvi un sunto generico. Poi questa era per farvi vedere un pochino chi è stato ingaggiato e come l'hanno fatto, che anche questo era interessante per darvi un pochino una panoramica più allargata, nel senso che Power & Prize è un'agenzia di pubbliche relazioni che è da ormai 3-4 anni che sostiene sempre Dottor Sorriso, che è un'associazione di Milano che si occupa di fare clown terapia per i bambini, per la maggior parte insomma ospedalizzati, diciamo. Loro sostengono sempre l'associazione, ogni anno corrono il team aziendale Milano City Marathon e raccolgono fondi, quindi anche quest'anno hanno raccolto, anche l'anno scorso, circa 10.000 euro. È una cosa interessante che loro, quindi per questo potrebbe essere per voi un suggerimento anche questo di coinvolgimento di un'azienda su un'iniziativa di questo tipo, perché loro partecipano all'evento ma poi invitano a donare sia i loro clienti che i loro fornitori, e quindi è per questo, cioè non sono solo strettamente amici, cioè di fatto coinvolgono la loro cerchia aziendale, sociale aziendale, e quest'anno comunque hanno raccolto più di 10.000 euro, quindi direi che è stato insomma interessante come, sia come raccolta fondi che anche come tipologia, come spunto anche per voi, per eventualmente coinvolgere anche magari un'azienda che quest'anno non ha avuto modo di raccogliere fondi per voi, quindi fare una donazione per voi, perché non so, la crisi, comunque quest'anno tantissime donazioni, tantissime, come? Non c'era
però bisogna appunto avvicinandoli, raccontandogli magari le esperienze di altre realtà che l'hanno fatto, perché no, magari, cioè, io chiedere non costa nulla, eventualmente dicono di no, però magari a furia di sentirlo dire da tanti alla fine cedono anche loro, no, a provarci. Esatto, è quello che vogliamo, vederli stramazzare al suolo, dire sì, ti dono. Comunque una cosa volevo ricordare a me innanzitutto, è che ci diceva la prima docente Guia che uno dei motivi per cui le persone e le aziende non donano è perché non gli viene chiesto di donare, per cui doniamo. Sì, no, bisogna chiedere. Chiediamo. È vero, eh? Perché sempre, non so, tornando al discorso che facevamo prima, c'è sempre un po' la paura da parte tutti noi di donare, cioè di donare, scusa, di chiedere. Cioè paura a chiedere, invece alla fine non costa nulla e se uno non chiede non riceve. Infatti secondo me un esempio molto calzante a questo proposito è anche questo boom che c'è stato in questi ultimi mesi, forse da un anno a questa parte, del discorso del fundraising arte e cultura, che non se ne è mai parlato. Ma perché non se ne è mai parlato? Ve lo siete chiesti? Secondo voi perché non se ne è mai parlato? Perché si vergognano. No? No. Io ho un'altra idea, che secondo me corrisponde alla realtà. No. No, ma perché non c'era bisogno, quindi i musei non facevano raccolta fondi, cioè avevano i fondi dello Stato e vivevano così, stavano bene così. Adesso, non so se avete visto, allora, le donazioni alla cultura, c'è un articolo che ho letto sul Sole, ce l'ho anche da qualche parte, sì, che sono diminuiti del 30%. Quindi ovviamente, finalmente, anche l'arte e cultura ha detto qua ragazzi o iniziamo a chiedere o siamo rovinati. E quindi è iniziato questo lungo processo di fundraising arte e cultura, perché ci si è accorti che non ci sono i fondi per fare un sacco di cose, quindi mentre prima si contava molto sul contributo dello Stato, degli enti pubblici, della regione, delle fondazioni. Quest'anno le stesse fondazioni bancarie hanno tagliato perché, cioè, i loro dividendi sono diminuiti, hanno tagliato pure loro, ovvio. Cioè, non ovvio, però, prevedibile, no? Forse l'unica che non ha fatto tagli mi sembra Fondazione Cariplo, se non sbaglio. Vabbè, ne hanno talmente tanti che dici, perché tagliarli? E quindi... hanno iniziato a chiedere, però prima non si è mai parlato di fundraising cultura perché nessuno occupava questo spazio, perché nessuno si è mai messo in testa di dire chiediamo fondi per fare delle cose. Quindi un po' anche questo, secondo me. Quindi se non si chiede, alla fine non si raccoglie. Quindi anche qua ne sono certa che se provate a chiedere, anche voi riceverete una, presto o tardi qualcuno per sfinimento no dirà di sì o parteciperà. Vabbè, questo è la cosa di prima del pediatra. Lui è interessante la sua case history, perché anche lui, come vi ho detto prima, non si aveva iniziato con un obiettivo bassissimo di raccolta fondi, circa, non so, forse sarà stato 1000, forse 2000, non lo so, è arrivato a questa cifra. Ma anche lui ha usato una strategia molto interessante, cioè ha iniziato una cerchia sociale molto piccola, molto ridotta, quindi vicina a lui, che era certo che avrebbe donato, che avrebbe contribuito alla sua causa, e poi a mano ha allargato sempre persone meno vicine a lui, perché comunque già aveva raggiunto determinati volumi di raccolta fondi, quindi sapeva che in questo modo avrebbe più facilmente coinvolto le stesse persone e questi sarebbero poi arrivate anche a fare la donazione. Quindi questo di sicuro è un altro elemento che ha contribuito alla sua raccolta fondi di successo. La causa era importante, ma un altro elemento che magari può aiutare, nella raccolta fondi, anche secondo me non è fondamentale, perché comunque
chi porta avanti la raccolta è il driver numero uno e anche la causa, che ci sono certe cause, tra virgolette, che magari è più facile promuovere rispetto ad altre, altre magari sono più faticose o meno coinvolgenti per certi target. E quindi sicuramente la sua causa, ospedale pediatrico, era una buona causa da, da sostenere, diciamo, facilmente, facilmente coinvolgibile. Ecco, ah sì, questo è interessante, questo è stato un altro, perché in occasione di Maratona di Roma, questo è stato importante perché secondo me può essere una buona best practice o che esiste da considerare anche, anche per il futuro, che è il caso del, del Rotary, che ha partecipato a Maratona di Roma, che secondo me proprio questo dimostra come la forza del network, o comunque del... non so come dire, del, del club abbia fatto la differenza in questa situazione, perché sostanzialmente il sì, no, ma però non, non, non è così facile alla fine quando raccogliere tutti questi soldi, comunque ha raccolto praticamente 30.000 euro, quindi non è poco. E l'hanno fatto perché praticamente il Rotary del, perché il Rotary, non so se voi lo sapete, è diviso a distretti, quindi c'è il distretto della regione 2080, che è quello che corrisponde alla regione Lazio e Sardegna insieme, hanno deciso di partecipare a Maratona di Roma. E la strategia che sarà adottata è da quella del, perché loro hanno una struttura molto piramidale, quindi in cui il capo, che è il, ha un nome, non è il presidente, è il governatore, cioè hanno dei nomi strani, il governatore del distretto, cioè è un po' come il, l'imperatore, cioè comanda di brutto sotto gli altri, e quindi lui ha deciso che tutti, tutti i distretti della... non è, no, di club, scusami, non è, il distretto è quello grande, tutti i club del Lazio e della, della Sardegna avrebbero partecipato, almeno con un runner, e si sarebbero impegnati a raccogliere per club 500 euro. Alla fine, quindi lui comunque ha fatto una pressione non indifferente, 50 club hanno partecipato, che non è poco, per mettere d'accordo 50 persone ad aderire all'iniziativa e dire ok, io ti do almeno 500 euro, e poi se il runner stesso non avesse raccolto 500 euro, il club doveva metterli, li aveva proprio ingabbiati, quindi dice no, o li mettete o li mettete. Quindi alla fine, comunque, con questa struttura loro sono arrivati a raccogliere quasi 30.000 euro, quindi in queste, diciamo, strutture in cui veramente c'è, anche lì tutto il discorso del metodo funziona, perché quando c'è un metodo, tu ti dai degli obiettivi, punti a raggiungerli, devi raggiungere, si arriva a raggiungere l'obiettivo sostanzialmente. Se invece si lascia un po' andare, come viene viene, poi l'obiettivo non si raggiunge. Quindi qua è stato proprio il posto da parte sua di guidare molto bene l'iniziativa e di un po' imporla in casa, e però i risultati si sono visti. Non solo, la cosa interessante è che contemporaneamente a loro anche un altro distretto, quello dell'Olgiata, ha deciso di partecipare e fare una gara di golf, e anche lì in occasione di questa gara di golf del, sempre del, del Rotary, sono dati l'obiettivo di 10.000 euro e ne hanno raccolti 12.000 per una giornata di golf, quindi anche lì anche loro molto determinate sono riuscite a raggiungere l'obiettivo. Mi metto una cosa di nuovo su Roma e poi mi è sfuggita. Ah ecco, è qua che abbiamo messo questa cosa della campagna, che era interessante perché proprio nello stesso periodo era uscita, perché loro hanno sponsorizzato la campagna UNICEF che loro sostengono da anni, che è End Polio Now, che è una campagna per debellare la polio nei paesi, è ancora una delle poche malattie rimaste, quindi in pochi paesi c'è ancora, quindi il loro obiettivo è quello di diciamo estirparla, e quindi
è interessante perché contemporaneamente è uscita una campagna appunto di UNICEF Svezia che diceva, sempre quando parliamo di social media, diceva questa campagna indirizzata ai social media, che diceva: noi non interessano i vostri like, ma sostanzialmente ci interessa nel momento in cui diventano donazioni. Cioè non è che noi con i like ci possiamo comprare i vaccini. Con i vaccini si comprano se fate una donazione, quindi fate questa benedetta donazione. Perché adesso in effetti è vero, tutti questi like sulle campagne, però uno dice: qual è poi alla fine la conversione di questi like in un'effettiva action? A volte magari manca, anche solo da parte dell'organizzazione non profit stessa, la richiesta, cioè proprio all'azione, a fare la donazione. Invece questa, insomma, è uno stimolo importante che uno deve fare, deve condividere. Ecco, questo era per fare un altro esempio, è un'iniziativa più piccola, però molto bella, di un piccolo istituto di Brescia, che ha fatto, questa è stata una campagna di puro crowdfunding, quindi in questo caso non si sono coinvolte, diciamo così, altre organizzazioni, altri individui che hanno sostenuto l'organizzazione, ma semplicemente l'organizzazione, che comunque è molto piccola e non ha una grande strategia web, però ha coinvolto la propria cerchia, e comunque nel giro neanche di un mese sono riuscita a raccogliere 3.300 euro, che non è stato male per loro, che si sono avvicinati per la prima volta al web. Con 45 donazioni. Poi, per esempio, un'altra cosa che da fare, che invece la maggior parte delle organizzazioni non fa, ha una presenza web o comunque una presenza per portare avanti la propria campagna di crowdfunding o di raccolta fondi, che è sporadica, quindi on and off dal web, on and off dalla raccolta fondi. Questo, diciamo che non dà dei buoni risultati, perché comunque deve essere costante sia la vostra interazione, ma soprattutto la vostra presenza con i pubblici di riferimento che voi andate a trovare e andate a individuare nel web. Quindi nel momento in cui continuate loro ad esempio hanno fatto questa campagna lo scorso settembre, poi sono sparite, poi sono tornate, ma tipo hanno iniziato una cosa e l'hanno mollata lì. Quindi questo non rende, non dà poi dei risultati che voi volete. Quindi se volete dovete continuamente, attivamente, proattivamente portare avanti le vostre iniziative. Allora, queste sono un po' una serie di suggerimenti che avevo messo a sostenere la vostra attività di raccolta fondi in generale. Imposta una campagna, una strategia di raccolta fondi che preveda il web tra i vari canali. Perché è andato giù? Vedremo, mi è saltato di lì. Comunque, vediamo se escono tutti. Allora, racconta come sono state usate le donazioni a raccolta. Ecco, un'altra cosa importante, perché spesso si focalizza su come raccogliere le donazioni e i fondi. Però poi, nel momento in cui sono raccolti i fondi, la maggior parte non dice grazie, impossible, ma neanche come effettivamente sono stati usati i fondi. Invece al donatore farebbe piacere avere un po' di feedback su questo aspetto, quindi è importante poter dedicare all'interno del sito una sezione per dare visibilità a chi ha fatto la differenza e ha raccolto fondi per voi, quindi, e anche a far vedere come il vostro progetto è stato realizzato. Per esempio, il video che vi ho fatto vedere prima di Charity Water faceva vedere esattamente come erano stati usati i fondi per la raccolta d'acqua, quindi faceva vedere, quindi questo è un elemento importante, quindi mettere un video in cui fate vedere, avete costruito l'ambulatorio che dicevi tu, fate un video che lo fa vedere, così chi ha donato è felice e contento, piuttosto che mandate una newsletter, piuttosto che mettete anche una gallery fotografica, no? Delle immagini del progetto finalmente realizzato. E poi lettera di ringraziamento a tutti quelli che hanno donato.
Quindi l'importante è avere traccia di tutte le donazioni che sono state fatte. Questo è importante perché alla fine i nostri donatori sono quelli che stanno al centro, che per quelli con cui è stato possibile fare e realizzare un progetto, per cui vanno informati, no, dello status della raccolta e di come sono stati poi investiti i loro fondi. Poi dedica una sezione, questa era la parte prima, vedi, mi va random, quindi non, questa forse è la cosa che vi ho detto prima, devo dirla dopo, ma ormai è così. Dedica una sezione del sito al crowdfunding personal fundraising, cioè se voi potreste dedicare all'interno del sito una landing page, poi magari vi faccio vedere alcune organizzazioni che l'hanno fatto, in cui dici diventa personal fundraiser, festeggia il tuo compleanno con noi, apri la tua pagina di raccolta fondi, piuttosto che altre iniziative di questo tipo. Magari se avete già qualcuno che l'ha fatto, potreste anche metterlo all'interno come testimonianza, per far vedere agli altri che è possibile che già qualcuno l'ha fatto. Quindi anche far sapere agli altri che c'è un nuovo strumento, un nuovo canale di raccolta fondi che anche loro possono usare. Poi promuovi tutti gli strumenti disponibili, ovviamente, chiaro, attraverso i social media, quello è importante, quindi la Facebook app, l'ho visto prima, Twitter, YouTube, poi il widget, anche questo è un altro elemento importante. È impazzito questo. Dedico una sezione per ringraziare i tuoi sostenitori, ok, l'ho già detto. Ok, sei creativo creando nuovi spunti di raccolta fondi. Quindi anche qua dovete, diciamo, in quest'area del sito, come vi dicevo prima, festeggia il tuo compleanno, eccetera, questa potrebbe essere, potrebbe diventare una, diciamo così, un'area, una zona in cui voi potete, che voi potete dedicare ai vostri sostenitori affinché prendano spunto per portare avanti delle iniziative per voi a sostegno della vostra causa. Questi un pochino erano gli spunti che io ho raccolto da condividere con voi. Poi ho messo insieme un'altra, diciamo così, un'altra parte un pochino più tecnica, che magari potete tenervi anche per ad uso personale quando impostate le vostre attività online, per capire quali sono i passaggi uno a uno che potete seguire, i suggerimenti sostanzialmente nostri per impostare un'attività di raccolta fondi online qualora non l'abbiate ancora fatto, non esista, oppure l'avete solo in testa e di fatto non l'avete ancora implementata. Quindi, diciamo, gli ambiti sono tre, che sono uno il contenuto, che è molto importante, poi la comunicazione e il coinvolgimento. Allora, partiamo al contenuto. Quindi il progetto, questo è molto importante, nel senso che prima di iniziare la vostra campagna, che voi abbiate ben chiaro qual è il progetto su quale volete canalizzare i fondi. Ad esempio, se voi pensate di avere tra le mani un progetto molto grande, che quindi da un lato magari possa essere scoraggiante per i vostri potenziali fundraiser per raccogliere fondi, potrebbe essere utile magari, perché a volte questi progetti, come dico io, sono modulari, cioè magari possono essere quindi suddivisi in diversi, diciamo così, micro moduli, brava, per cui potete prima, diciamo così, ma anche esatto, oppure uno può mettere anche tutto il progetto, però diciamo così, spiegare all'interno del progetto che è modulare, che modulo 1 sono 1000 euro, il modulo 2 sono 5000, il modulo 3, quindi se raggiungiamo il primo facciamo questo, se raggiungiamo il secondo questo, eccetera. E poi magari aggiornarlo, no? Quando sei arrivato al primo gradino, dire: ah, grazie, abbiamo raggiunto il primo gradino. Esatto, esatto. Quindi un minimo di questo tipo di, per cui il, diciamo così, il sostenitore. È un lavoro. Cioè, è un lavoro. Sì. E vabbè, ma la raccolta fondi è un lavoro, eh. E di fatto
ci sono i fundraiser per quello, no? Perché devi di avere uno che segue, come c'è uno che, se voi decidete di fare la parte anche di social media, magari se fate una cosa, diciamo, non tutti i social media come vi ho messo prima, però comunque una persona che almeno metà giornata si dedica a monitorare cosa succede, postare, vedere, utilizzare vari strumenti per analizzare le campagne come sono andate, ci vuole, purtroppo. Cioè, purtroppo dal punto di vista di risorse che dovete investire, però poi avete dei ritorni, perché se poi la vostra campagna di raccolta fondi va bene, quindi compensa, no, l'investimento della risorsa. Per cui nel momento in cui... Certo, eh sì, per forza, non è che puoi far lavorare gratis, porella. Però è così, cioè, e la raccolta fondi è così, cioè quando tu hai in staff delle persone che si dedicano alla raccolta fondi sono un costo, però se tu non hai loro perdi l'opportunità di raccogliere fondi, certo. Giusto? Quindi alla fine da cosa nasce cosa, quindi se tu inizi un pochino a raccogliere fondi poi magari, grazie, poi magari hai anche scalabile, no? Perché poi magari da lì nascono nuove opportunità che invece non si sarebbero presentate se tu stai nel tuo giardino solo, mentre se esci hai più possibilità di farti vedere e quindi di raccogliere anche di più, di fare più progetti, magari più iniziative, perché ti chiamano, perché ti hanno visto. Quindi è ovvio che uno deve soppesare, no, gli investimenti all'interno dell'organizzazione, però magari in certe situazioni sono critici per salire o per rimanere, cioè per crescere quindi e diventare più importante o rimanere dove sei. È un po' una decisione strategica che chiaramente va presa dall'organizzazione, no? Dal board dell'organizzazione, non è che uno dice sì adesso iniziamo così, è proprio un approccio diverso. Poi ecco, resoconto dettagliato online di come sono state usate le donazioni. Raccolte con video, quindi anche questo, vabbè, un po' la cosa che dicevo prima, però tutto l'aspetto della rendicontazione è importante per alimentare il circolo virtuoso delle donazioni. Poi ringraziamento, anche questo, sezione ad hoc dedicata nel sito. Poi, come vi dicevo, personal fundraising, sì, in generale crowdfunding può essere una... anche qua una sezione che potete, diciamo così, impostare sul vostro sito per... per far sapere ai vostri, diciamo così, ai vostri potenziali donatori o sostenitori che se vogliono possono fare raccolta fondi a vostro favore. Poi, come vi dicevo prima, dare visibilità alle campagne sia di crowdfunding che di personal fundraising che avete in essere sul sito, in modo tale che se i vostri utenti e visitatori vedano che cosa state facendo possano contribuire se lo vogliono. E poi grandi eventi, quindi se voi avete in essere delle partnership con dei grandi eventi o partecipate a dei grandi eventi, sia sportivi che anche altri, è bene dedicare una sezione ad hoc speciale, una landing page, a questi tipi di attività all'interno del sito, magari con che vengano poi riprese in un page, in modo tale che siano visibili, sostanzialmente. Ecco, quando si parla di grandi eventi, anche questi sono degli spunti interessanti. Anche lì, quando si parla di grandi eventi, soprattutto per le maratone, un'altra cosa importante è anche quella di pensare a dei progetti ad hoc che intendete sostenere, per i quali intendete portare avanti la raccolta fondi, e pensare anche come comunicare questa cosa, perché è importante, anche se sembra banale o sia solo una cosa di coreografia esterna, invece non lo è. È quella, per esempio, in occasione di Milano City Marathon, non so se avete visto quel video che vi ho fatto vedere prima, però c'erano delle persone con dei dress code un po' particolari. Quindi, diciamo, l'idea è anche quella, con il dress code dei runner che partecipano
alla corsa piuttosto che alla bici, piuttosto che al grande evento, che siano significativi del progetto o, diciamo così, in sintonia con il progetto per il quale state raccogliendo fondi, in modo tale da trasferire il messaggio anche a chi vi guarda, quindi alle persone che partecipano all'evento, che quindi vedono il runner con la vostra t-shirt, con il vostro logo, vestito in un determinato modo, perché magari c'erano alcuni, adesso mi ricordo, con un secchio d'acqua in testa, che stavano facendo forse per Accra, per costruire un pozzo in Africa, per dire. Quindi anche questo è importante per dare sia visibilità a voi come Onlus, ma anche far capire che cosa state facendo, perché siete lì, che non è siete lì solo a correre così per far festa, ma c'è un obiettivo, l'obiettivo è raccogliere fondi per fare il pozzo. Quindi anche questo è importante, quindi pensare in ogni iniziativa, in ogni progetto anche a una un'identità coordinata, cioè una, diciamo così, un dress code coordinato tra tutte le persone che partecipano, perché questo vi fa, vi rende più visibili e vi consente di fare gruppo, di farvi vedere, di farvi notare. Quindi questa è un'altra cosa che se può sembrare solo una coreografia così, e invece no, cioè dovrebbe essere pensata come un modo per comunicare il vostro progetto e quello che state facendo. Poi comunicazione. Allora, anche questo, sempre in ottica, diciamo così, sia personal fundraising che crowdfunding, è quello che sfruttare tutti i canali di disposizione, che avete a disposizione per informare che c'è un nuovo modo, qui ho fatto un esempio per sostenere, per esempio, Medici Senza Frontiere, diventando quindi loro ambasciatore, come farlo? Perché sostanzialmente i vostri sostenitori non lo sanno, quindi il sito va bene, è sicuramente un modo, però spesso, magari a volte, uno non basta che lo veda sul sito, perché magari non se ne accorge. Quindi, se in tutte le vostre comunicazioni ad hoc che mandate ai vari sostenitori, tipo newsletter, potete periodicamente, non sempre ovvio, altrimenti diventa, però inserire una parte dedicata a questa cosa. Potete anche metterlo nella pagina, vostra pagina Facebook e Twitter, per esempio anche quando fate dei convegni, degli incontri anche interni all'associazione, magari dedicare ogni tanto anche uno spazio a queste cose, oppure invitare delle persone che hanno fatto raccolta fondi per voi a parlare della loro esperienza, piuttosto che se avete fatto un progetto di crowdfunding, raccontare com'è andato. Perché, come avete strutturato la comunicazione, perché è andato bene, quindi condividere le vostre esperienze in modo tale che tutti siano aggiornati e che poi facciano un po' da passaparola, cioè trasferiscano queste queste informazioni agli altri. Poi quindi vabbè, sempre la cosa che vi avevo già detto, comunque dare visibilità agli early adopter, quindi dare visibilità a chi l'ha già fatto e che quindi potrebbe diventare una prepista per voi. Allora, qua coinvolgimento, allora sostenitore attivo è stato, quindi un'altra cosa importante è cioè, come posso io coinvolgere tutti i miei sostenitori attivi in modo tale che rimangano tali, che non, quindi non si annoino sostanzialmente. Quindi gli ho messo coinvolgendo nel vostro storytelling, quindi diciamo che ogni attività, ogni iniziativa di raccolta fondi è sempre necessariamente legata a un progetto, che quindi ha una sua storia, una propria identità, e quindi vale la pena, diciamo così, comunicare, coinvolgere tutti i vostri target in questa avventura, in questa storia, perché nella misura in cui loro si sentono protagonisti e centrali nelle vostre attività, saranno poi in grado veramente di prima di tutto essere loro stessi portavoce vostre, il vostro brand, la vostra storia, delle vostre attività, e poi possano continuare magari a fare cose simili a vostro sostegno. Quindi un'altra cosa che lui sicuramente apprezzerebbe da parte vostra è un aggiornamento personalizzato di quello che è stato fatto con i fondi che lui stesso ha raccolto, soprattutto se parliamo di persone che si sono spese particolarmente per la campagna che voi avete organizzato, quindi non so, come in questo caso il dottore stesso, era lui
che andrà ad aprire l'ambulatorio pediatrico e quindi parteciperà in prima persona come volontario, ma anche come anche una persona che ha raccolto personalmente 13.000 euro per questo progetto. Quindi coinvolgendoli in funzione sia del loro, diciamo così, anche tempistiche, ma anche possibilità sostanzialmente. Però ad oggi ad esempio ci sono stati diversi studi fatti in America che dicono appunto che si è, diciamo così, registrata una sorta di donor fatigue. In buona sostanza il donatore è un po' stanco di essere continuamente sollecitato dal direct mailing, dalle telefonate, semplicemente per arrivare a fare la donazione. E poi, diciamo così, silenzio, stampa, poi si riprende di nuovo quando di nuovo devi tornare da lui a chiedergli la cosa. Quindi invece vorrebbe un rapporto più coinvolgente, in cui lui non sia solo... Come? Sì, cioè in cui non venga contattato solo ed esclusivamente per la finalità di raccogliere i 50 euro, ma per renderlo parte di un progetto in cui lui ha contribuito in varie forme. Quindi questo un pochino rientra un po' in questa logica. Facciamo sentire il donatore come un po' al centro, la persona importante che ha raccolto X e che può contribuire in modo costruttivo alla mia... alla mia causa. Come? Ho detto una gratifica. Sì, ha bisogno di essere un pochino gratificato, un po' valorizzato anche. Esatto. Poi un altro, diciamo così, gruppo di persone che possono essere coinvolte, che a volte non lo sono, anche se sembra paradossale, però sono sia lo staff dell'organizzazione internamente che i volontari. A volte tutte queste attività che sono un po' della sfera solo fundraising magari rimangono, cioè tra di nell'ufficio del fundraiser piuttosto che il responsabile marketing e comunicazione dell'organizzazione, se ci sono, e gli altri componenti non ne sono al corrente, non sanno che cosa sta succedendo, non sanno che da oggi per Greenpeace si può fare anche crowdfunding. Sto sparando a zero Greenpeace perché abbiamo parlato di loro prima. Quindi invece l'importanza, perché anche queste cose abbiano successo, è che tutta l'organizzazione sia al corrente e sia coinvolta su questa cosa, e che, perché a loro volta ne parli anche fuori, al di fuori delle molto regalo che magari poi butto perché non mi piace neanche. Quindi un po' rendere, diciamo così, il fundraising deve diventare un pochino la raccolta fondi in generale, un po' parte, no, della vita dell'organizzazione, della cultura aziendale, capito? Aziendale tra virgolette, però per dire della cultura proprio dell'organizzazione stessa. Se lo è, allora funziona bene. Se invece è una cosa che viene isolata, cioè deve diventare parte della cultura aziendale, secondo me, cioè aziendale, insomma, dell'associazione. Sì, che poi, tra virgolette, diciamo, però nel suo piccolo è un'associazione, anche un'azienda, diciamo, no? Che è piccola, funziona un po' come un'azienda. Quindi, diciamo, un po' questi erano gli elementi, diciamo, che più significativi che volevo condividere con voi. Non so se avete... qualche domanda ad hoc che magari è utile, così per iniziare, parlo io che sto schiattando. Per iniziare una campagna, diciamo, per pianificare una campagna di crowdfunding, diciamo, partendo da una community già esistente e già, diciamo, consistente. Sì, sul web, sul web. Quanto tempo mediamente occorre? E dall'altra parte, per non far scemare la tensione della raccolta, della donazione, quanto tempo deve durare? Deve nel senso, è consigliabile che duri? Allora, secondo me, dal momento in cui tu decidi, voglio fare, se tu hai una community vera e propria, almeno 6 mesi. Cioè, da quando parti, cioè, la campagna in sé. Perché dalla pianificazione alla chiusura della campagna? Sì, direi sì. Se tu sei sul web,
Quindi diciamo, sei sul web, immaginiamoci che tu hai un sito web fatto bene, hai una pagina Facebook e magari hai un account Twitter, per farti un esempio, però non è necessario. Poi hai un database di questi utenti o hai solo i loro contatti su Facebook? Senza database. Quindi usi solo Facebook, perché lì è diverso, Perché, perché usi il mailing anche col database. Sì, perché se tu hai solo Facebook, vuol dire che il tuo canale sì, però è relativamente forte, mentre se tu hai un database tuo interno puoi mandare delle newsletter ad hoc dedicate. Sei certo che tu mandi la newsletter, poi con tipo MailChimp della scuvazione sai quanti hanno aperto la newsletter, quanti l'hanno letta. Quindi puoi fare, se poi hai dei contatti telefonici di questi, puoi anche identificare tra questi quelli che io chiamerei gli early adopter, cioè quelli che tu dici sì, molto probabilmente apriranno la pagina. Quindi li puoi telefonare, puoi organizzare un incontro con loro, spiegargli che cos'è questa roba, chiedergli se vogliono essere coinvolti, se vogliono partire su questa cosa, perché all'inizio il duro è far scattare e dare avvio a questa nuova, tra virgolette, moda, no? Quindi siccome è una cosa nuova, che quasi nessuno conosce in Italia, pochissimi, ma cerchia ristretta conosce, devono capire il meccanismo, avvicinarsi allo strumento, e quindi ci vuole tempo. Quindi se tu hai un database contatti, non Facebook, funziona molto meglio ed è più facile che tu li contatti con una mail dedicata, con una newsletter dedicata solo a questo, magari la prima interlocutoria, la seconda più specifica, poi devi, a questo punto, quindi tutti li lavori, no? In questo modo. Poi però intanto cosa devi fare? Devi definire il progetto per cui fare raccolta fondi per la tua attività di crowdfunding. Anche questo è un aspetto importante. Dedicare una landing page, uno spazio all'interno del tuo sito a questa cosa. Magari se è un progetto importante, pensare anche all'eventualità di avere un counter, no? Che poi attiverai quando arrivi, non so, a 2.000-3.000 euro, no? Definire il periodo in cui vuoi lanciare la tua campagna. Dice, idealmente la cosa più bella sarebbe la buona scusa per, quindi potrebbe essere, non so, se sei nel campo della scienza, la giornata mondiale della scienza, per dire, è il primo, ragazzi abbiamo un obiettivo, noi per la giornata mondiale della scienza vogliamo raccogliere 50.000 euro per comprarci un microscopio, insomma, super speciale, adesso sto sparando, per dirti, no? Quindi hai la buona scusa e quindi poi hai questi 6 mesi prima in cui tu ti giochi queste persone e in cui tu dai degli obiettivi, quindi attiverai delle persone sul personal fundraising e invece attiverai degli altri solo sul crowdfunding, perché sai che questi, quindi se tu hai un database che non è Facebook, tu puoi targetizzare anche meglio la tua comunicazione, dicendo questi che sono più sensibili, che li conosco, che hanno determinate caratteristiche, so che posso chiedere a loro di diventare personal fundraiser e loro mi raccoglieranno X. Ad altri posso chiedere invece di fare una donazione, so che la faranno, e quindi li contatti in questo modo. Per l'apertura delle pagine dei personal fundraiser su Rete del Dono ci pensa la Onlus o supportate voi come struttura? Di solito lo facciamo sempre noi, poi c'è il fundraiser più sgamato che lo fa lui, anzi che non vuole essere aiutato, come nel nostro caso per esempio il pediatra ha voluto fare tutto lui, cioè non gli piaceva l'idea che glielo facessimo noi. Ben venga, sarei felicissima se tutti fossero così, però ci sono altre situazioni in cui invece sono contenti se gliela facciamo noi. Noi ci mettiamo 10 minuti, gliela facciamo noi. Poi ci sono persone che hanno già i contenuti in testa ben chiari, altri che non hanno idea di dobbiamo fare alcune la pagina, gliela facciamo anche i contenuti, per dire, loro ci devono dare delle indicazioni, perché cioè, visto che è personale, cioè, è ovvio che devo avere delle cose, se non relativamente alla tua esperienza, cosa vuoi fare tu se no non funziona. Poi anche lì video, sempre il fundraiser può integrare nella sua pagina un video e può integrare fino a 10 immagini, quindi anche lì è bello avere una galleria immagini un po' interessante che possa far presa anche sulle persone.
Poi, se avete il tempo a disposizione, quello è utile. Direi. Poi, vabbè, lì, ecco, altra cosa che bisogna fare è programmare tutta l'attività sul web, tutti i post, le immagini, perché avete visto, veramente, vi ho messo lo screenshot. Poi la presentazione te la cambio, ti aggiusto la slide, quella là che avevo sbagliato, così che avete quella giusta. Però anche lì su Facebook, le immagini, cosa mettere su Facebook, cosa mettere su Twitter, tutto. Quindi anche lì va pianificato, non è che potete improvvisare giorno per giorno. Meno male, poi dopo ci sono delle cose spontanee che saltano fuori così e si fanno, però... un minimo di pianificazione, okay. A grandi linee. Su 6 mesi quanto è di pianificazione e quanto è di realizzazione? Giusto per avere un... Sì, secondo me almeno 2-3 mesi prima, poi c'è la campagna, potrebbe essere di 2 mesi, cinque, e poi c'è di, l'ultimo mese di... in cui comunque, anche se la campagna è finita, comunque raccoglie ancora, a meno che tu non hai raggiunto tutta, però di solito si raccoglie sempre. Cioè, diciamo che il 20% delle donazioni si raccolgono post evento, quindi si continua a raccogliere ancora, e poi fai conto un altro mesetto per i ringraziamenti, quindi 6-7 mesi più o meno, a grandi linee. Sì, secondo me... Sì, perché poi sai, conti tutte le approvazioni e questo ne ha da dirla solo, perché poi alla fine non sei mai da solo a decidere, no? Quindi so già come, tutti gli avanti e indietro, approva questo, che poi approva per i picchio, che poi c'è, che poi abbiamo cambiato idea, che poi c'è da fare un'altra cosa, quindi per essere tranquilli io direi su, che questi possono essere i numeri, i tempi, in termini di tempistica. Sì, direi. Vabbè, voglio dire, potrebbe anche essere non legata a un evento particolare, la no, potrebbe anche, però bisogna pensarla, perché è sempre bello dare un obiettivo. Certo, sì, sì. Quindi può essere l'obiettivo, può essere il progetto, quindi trovare un gancio interessante relativamente al progetto. Poi si studia, perché abbiamo, con il pediatra avevamo una maratona, con il sindaco che ha raccolto 15.000 euro avevamo un'altra maratona, per dire. E quindi c'erano, anche se erano degli obiettivi stupidi, perché però, no, però bisogna finalizzare, c'era una scadenza che era la maratona il 16 di marzo, e quindi questo dà un significato un po' diverso a tutto. E certo, diciamo, fa parte della pianificazione, diciamo, esatto. Un po'. Quindi c'è da trovare la buona scusa, poi dopo, vabbè, quando uno ha il progetto in mano lo analizza e poi decide, lo aggancia, no? Tutta una serie di cose che bisogna fare per... Però più o meno questi sono le parametri. Non so se voi avete qualcun'altra, qualche domanda ad hoc, quello che ci siamo detti. Vi ho uccisi. Ma io ce l'ho un'altra domanda, bravo. Vediamo se... potrebbe essere, diciamo, utile / profittevole nel senso del raggiungimento dell'obiettivo, se due realtà si mettono insieme e fanno insieme una campagna di crowdfunding, semplicemente ad esempio per valorizzare meglio la rete di relazioni, nel senso che immagino che più si dona e più si, diciamo, la rete è incentivata a donare, per cui magari due piccole realtà decidono di fare un progetto, diciamo, insieme e vanno sulla piattaforma di crowdfunding, e ovviamente condizio sine qua non è che devono condividere la rete di relazioni, altrimenti non, sì, non... Quindi hanno un progetto in comune che intenderanno sviluppare insieme. Sì. Sì, perché se il progetto, se la raccolta fondi è finalizzata a qualcosa che insieme faranno, sì. Funziona perché entrambe sono interessata ad attivare le proprie reti. L'unica cosa che posso dirti, un pochino, un po' per esperienza personale, che ci deve essere assoluta armonia tra le due, perché poi
quando si arriva alla raccolta fondi e quando se una non fa un tubo e l'altra si uccide per raccogliere fondi, poi ci si picchia. No, so già perché ho visto. Immagine, ma. Quindi no, l'unica criticità che vedo è questa, che poi una, quindi ci deve essere perfetta armonia e dire ok, io so che tanto questo si attiva quando parte e quindi... perché poi se invece è solo uno che si attiva e i fondi arrivano solo da lui, questo poi può creare alla fine dei problemi, perché potrebbe arrabbiare, diciamo. Sì, no, può creare delle, diciamo così, dei malumori, delle situazioni di tensione inutili, quindi le due realtà devono essere molto in sintonia, diciamo, per far funzionare la raccolta fondi. Può essere, ma diciamo, ci lasciamo questa... No, perché questa poteva essere la possibilità, soprattutto per le realtà più piccole, che magari lavorano insieme o legate a un territorio, quale potrebbe essere appunto il nostro, di sperimentare, almeno di cominciare a sperimentare queste, diciamo, forme non abituali appunto di raccolta fondi, per capire, testarle, cominciare a educare i donatori rispetto a questa nuova modalità. Per questo mi ponevo... Sì, ma tu dici quindi in due si sentirebbero meglio a farlo sia da sole? Beh, certamente, semplicemente perché andrebbero a canalizzare le due reti di relazioni su un unico progetto, in termini di comunicazione, donazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Anche di, diciamo, di risultati poi raggiunti. Non ti vedo convinta. No, per il fatto che no, l'unica cosa che mi dà perplessità, però magari mi sbaglio, è il discorso del progetto. Riuscirebbero insieme a mettersi d'accordo per un progetto ad hoc? Sì. Fatto insieme? Sì. Sì. Se sono due realtà piccole è possibile. Se c'è una realtà grande non vuole... No, questo sì. No, è chiaro che poi ci vuole una buona dose di mediazione e di condivisione. Per quello che dico, quindi bisogna, uno deve conoscere molto bene le due realtà e poi due, tre, voglio dire, poi possono essere, è chiaro che più ne sono e più è complessa la situazione. Sì, esatto, per questo, perché poi gestire i vari stakeholder non è facile. Assolutamente. Quindi da valutare, direi. Va bene. Voi avete qualche domanda? Io ho esaurito tutte le domande che vogliamo, tu ormai sei poveraccio. Nient'altro? Qualche curiosità? No, tutto chiaro? Nella raccolta ovviamente le associazioni non lucrative eccetera, c'è bisogno obbligatoriamente di un ufficio risorse, un ufficio fundraising, gestione risorse eccetera dentro un'organizzazione non lucrativa? No, basta avere un referente, cioè perché ci deve essere un referente che si occupa della campagna. Un responsabile? Sì, perché sennò la campagna non va da nessuna parte. Perché no, non funziona, cioè. Non funzionerebbe, non parte, infatti, non partirebbe. O c'è qualcuno che se ne occupa o non parte. Cioè che se ne occupa con pieni poteri, ovviamente, decisionali. Non solo, ma anche operativi, che operativamente. Sì, più operativi, esatto. Decisionali, operativi. Si deve fare così, così, così. Non può venire e dire no, non mi piace, non si deve. No. No, deve essere, cioè ci vuole un team di persone operative che seguono e fanno, perché di fatto è olio di gomito, cioè come in tutte le cose che si fa. Cioè, non è che arriva che telefona al Papa e dà 2000 euro così gratis sul conto, no, cioè, quindi diciamo che è lavoro, cioè come qualsiasi altro tipo di lavoro che fate con tutti i vostri interlocutori per la realizzazione di un determinato progetto, questo pure. Quindi se in modo sistematico si seguono determinate action si arriva al risultato, altrimenti no. Quindi è una questione di pianificazione e implementazione di determinate cose che se fatte portano al risultato. Alla fine è così. Ok. Fammi decidere.